L'ordine del giorno reca l'audizione di Massimo Steiner, già responsabile del servizio Data Channels nell'ambito dell'area Facility Management del Monte dei Paschi di Siena, che ringrazio per aver accolto l'invito della Commissione. L'audizione si svolge in forma libera, di essa sarà redatto un resoconto stenografico che verrà conservato negli uffici della Commissione. Avverto il nostro ospite che, se lo riterrà opportuno, qualora ritenga di doverci fornire informazioni particolarmente delicate, potrà chiedere che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta nell'ambito di un reciproco obbligo di riservatezza. Io intanto, dottor Steiner, la ringrazio di essere venuto qui, di aver accettato l'invito della Commissione. La nostra audizione in genere funziona così, nel senso che prima magari io le pongo delle domande un po' generiche e che illustrano in generale il ruolo che lei ha svolto all'interno di Montepaschi, in relazione soprattutto all'evento del decesso di Davide Rossi. Poi magari ci saranno delle domande da parte dei colleghi commissari alle quali poi lei risponderà di volta in volta. Io intanto le chiederei subito che funzioni, che mansioni lei svolgeva all'interno di Montepaschi, quali erano i suoi compiti e cosa ricorda quel giorno del 6 marzo in cui c'è stato questo tragico evento, e poi cosa è successo nelle ore immediatamente successive, qual è stato il suo ruolo, e poi magari prendiamo spunto da quello che lei ci dice per allargare un po' il campo delle domande. A lei la parola. D'accordo, buongiorno. Nel marzo 2013 ero responsabile del servizio Data Channel, come lei stava ricordando, a cui facevano riferimento due settori: il settore Fleet Management, che si occupa di terminali, gestione, posti di lavoro, eccetera, eccetera, e il settore Unified Communication. Che presidiava principalmente la rete dati, la rete fonia del gruppo. Io sono stato fino all'ottobre 2014 dipendente del Monte dei Paschi, distaccato presso il consorzio, la struttura che si occupava dell'erogazione dei servizi di facility management, ICT del gruppo. Sono venuto a conoscenza della morte del dottor Rossi la sera del decesso del 6 tramite notizie di news di stampa locale. È stato riportato nella prima serata, adesso non ricordo quale sia stata la... modo magari di parlare al telefono con qualche collega, vi siete, cioè, oppure solo è stato un rapporto così? No. Io ho parlato con il mio responsabile. La sera stessa, quindi? Sì, la sera stessa. Il suo responsabile era? Marco Bernardini, il responsabile dell'area. Sì, l'ho chiamato, gli ho detto appunto della morte del dottor Rossi, e ecco, se aveva indicazioni da darmi. In quel momento non ricordo di aver fatto altro. Cioè lei non si è spostato nella zona del decennio? No, lei è rimasto sempre a casa? Sì, sì. E quando è che poi è andato a Rocca Salimbeni? Sì, a Rocca di Salimbeni nella metà mattinata del giorno successivo, sempre su indicazione e su richiesta di Marco Bernardini. Ha detto: guarda, andiamo, dobbiamo andare su in Rocca per dare supporto all'attività inquirente. E lei ha svolto qualche attività in questa fase? Quale attività ha svolto? Ho confermato appunto che gli apparati che aveva in dotazione il dottor Rossi, principalmente di fonia, quindi il cellulare, il BlackBerry, l'iPad, mi ha chiesto se aveva altre cose, adesso non ricordo nel dettaglio, ma insomma quelli erano gli strumenti di comunicazione. Glielo chiede sempre il suo responsabile? No, questo no. Questo, sì, questo lo chiede. Sì, ma l'attività inquirente. Non so se è stato la polizia postale che in quel momento stava collaborando appunto, oppure il responsabile lì dell'attività inquirente.
sì, diciamo che erano comunque corpi di polizia, corpi inquirenti. Sì, sì. A quel punto lei si è messo a disposizione. Sì, e poi mi è stato chiesto se avevamo della documentazione del traffico telefonico, dei telefoni fissi. Io ho risposto che noi non abbiamo centralmente mai avuto documenti che indicassero le chiamate effettuate dai telefoni fissi o ricevuti dai telefoni fissi, ma ho mostrato sempre al funzionario di polizia postale le modalità con le quali era possibile vedere i registri delle chiamate ricevute, effettuate e non risposte. Gli apparati in dotazione al dottor Rossi sono rimasti lì, quindi sono stati presi in carico dal funzionario della polizia postale. E poi logicamente la struttura si è mossa su indicazione dell'area sicurezza interna a predisporre i vari documenti che sono stati richiesti, il PST della posta del dottor Rossi, e sono stati consegnati all'area della sicurezza che tramite l'audit interna si è interfacciata agli inquirenti. Lei cosa ricorda di questa di quelle ore, del tipo di lavoro che avete fatto? Avete trovato difficoltà? C'è stato qualche momento di discussione? È stato un lavoro lineare, le richieste sono state... Ma sa quando succedono questi eventi? La Commissione è interessata a capire anche il clima con cui si è vissuta questa cosa. Quello che ricorda, perché sono passati 9 anni, mi rendo conto. Sì, logicamente... Ha trovato qualche difficoltà, cioè, è stato tutto agevole, c'è stato qualche episodio particolare... Ma sa quando si entra in un ufficio, no, dove si è consumato... un decesso, insomma, non era per noi una cosa... quindi si entra in questo ufficio una certa così pesantezza d'ambiente, si vive, no? Sì, ma anche sul piano tecnico, dico, cioè, c'era qualche anomalia, riscontrato qualche anomalia in questo lavoro che lei ha svolto, in queste... No. Da quanto mi risulta, no. Tutto è stato fatto tutto in modo lineare. Poi lei aveva un rapporto col dottor Leandri che poi vediamo. Sì, non direttamente, le attività, i prodotti dei nostri servizi venivano dati tramite la struttura del consorzio, no? Quindi l'area delle sicurezze direttamente al dottor Leandri. Io non avevo rapporti con la struttura di audit interna. Lei si ricorda che si era intervenuto anche il signor Pieri nell'occasione, si ricorda qualcosa relativamente? Dunque il dottor Pieri era un sistemista che seguiva tutte le attività stava nella struttura del fleet management, ok? Quindi la persona che seguiva l'approntamento, la gestione dei posti di lavoro, dei terminali. E quindi distaccato proprio con un piccolo presidio su Rocca Salimbeni. Quindi faceva l'interfaccia per le necessità immediate di accensione, spengimento, problematiche spicciole che si possono incontrare nella gestione dei posti di lavoro. Scusi, mi ha chiesto se il dottor Pieri... Sì, che io quella mattina non se, ho se lei visto, l'ha visto, ha visto no, qualcosa che lo riguardava. Cioè. Io non ho visto il dottor Pieri perché siamo entrati direttamente nella stanza del dottor Rossi e non sinceramente c'erano diverse persone. Ma lei non ricorda niente con il riferimento? Che ci fosse Pieri nella stanza? No, sicuramente. No, sicuramente. Io avrei finito se c'è l'onorevole Migliorino voleva. Grazie Presidente, grazie. Grazie ovviamente della sua presenza, dottor Steiner. E lei a che ora più o meno è arrivato quella mattina? Erano già presenti i PM e diciamo la polizia postale, no? Ci ha detto che era presente.
oppure no? Sì, le confermo che c'erano gli inquirenti e la polizia postale. Ok. Oltre me e Marco Bernardini. Ora non so dirle il numero delle persone. Il dottor Leandri non c'era? In quel momento non ricordo. Però dopo è arrivato oppure ma quella noi mattina? Ci siamo trattenuti... Dunque, innanzitutto è venuto a metà mattina. Ok. Del giorno... del dopo 7 di marzo, ok. Sì. E... ci saremmo trattenuti in mezz'ora, tre quarti d'ora, a metà mattinata, appunto perché io ho risposto a queste domande, mi è stato chiesto appunto del traffico telefonico, del telefono fisso, non ci siamo trattenuti. Come l'hanno visti poi i numeri solo dal telefono fisso o anche dai portatili o da altre, le hanno chiesto? Cioè gli hanno chiesto, perché lei ha dato indicazioni... Sul telefono fisso. Ok, quindi come... Sul mobile chiaramente non. E come ha detto che potevano essere presi questi dati? Dunque sul telefono fisso c'è in agenda, si va a cercare sul telefono, sono dei telefoni IP della Cisco, si va a cercare chiamate, ok? Cioè quindi in maniera manuale diciamo, non sì. Attaccato a un dispositivo, quindi no. Se si è visto hanno riportato appena diciamo le telefonate questo che non c'è. So dirlo. Però è questo che si è consigliato diciamo sì, così. Sì, sì. Non è un consiglio, ho detto guarda noi non abbiamo... Non ce l'abbiamo interno e quindi... L'abbiamo soltanto perché poi vengono registrate centralmente e rimangono sul telefono. Ok, e quindi mi faccia capire, parlavo di Bernardini, avevate un piccolo team allora all'interno della banca per diciamo, ovviare alle domande che poi facevano diciamo, il PM mediante l'audit che si metteva in mezzo diciamo, tra di voi e il PM, no? Voi eravate diciamo, i tecnici e dal punto di vista c'era il dottor Leandri con l'audit che poi colloquiava con le autorità inquirenti, è così? Non lo so. Come non lo sa? Cioè lei faceva parte di un team, cioè lei ha detto ho dato i file PST, chi l'ha dato i file PST fisicamente, chi l'ha presi? Dunque sono stati estratti da una persona che lavorava con me. Sì. E sono stati dati alla struttura bene, dell'area sicurezza interna e del consorzio. Benissimo. Okay? E io mi fermo lì. Lei è un informatico? No, sono un impiantista telefonico. Un impiantista telefonico. E quindi oltre ai file PST, lei non si ricorda tipo se vi furono dati anche dei file di log, cioè di accesso, di chi aveva avuto accesso a quei computer quella sera, se lo ricorda adesso? Dunque, questa attività è stata seguita da Marco Bernardini in mia presenza, in quel momento lì è stato chiesto, non ricordo se dalla polizia postale o dagli inquirenti, appunto questi dati che sono stati forniti da Marco Bernardini direttamente. Sono stati forniti in quel momento oppure, cioè stavano davanti a lei quando li ha presi oppure no? No, non sono stato io a fornire, a stampare o a produrre documentazione, non glielo so dire. Qual è la via che è stata seguita nella consegna? Ho capito. Lei quella mattina del 7 entra anche nella stanza dell'ufficio? Sì, certo. Sì, lo stavo appunto... Perché c'è entrato? L'hanno chiamata, immagino. Sì, lei è entrato perché? Sono stato chiamato da Marco Bernardini la mattina, ha detto vieni con me che dobbiamo andare in Rocca. Ok, quando siete entrati nella stanza che cosa è successo? Mi è stato chiesto dalla polizia postale se quelli erano gli oggetti di telecomunicazioni che stava usando il dottor Rossi. E non avete acceduto al computer? Cioè stavate là, l'hanno chiamato. Dunque innanzitutto il mio capo è un informatico, quindi sì. No, andare a... Ok, quando stavi in quella stanza, il computer l'hanno acceso, non l'hanno acceso, sono entrati, non sono entrati? Stava là in quella stanza. Questo non glielo so dire. Non glielo so dire. Lei non si ricorda non che... Non me lo ricordo. Le attività svolte sul posto di lavoro fisso presente nella stanza. E lei non si ricorda che non si riusciva ad accedere e c'era bisogno di una password? Questa cosa se la ricorda? Dunque questa attività è stata seguita da Marco Bernardini. Qualsiasi cosa le dica non ce l'ho presente quel momento specifico. Ah, quindi non ce l'ha presente in questo momento, diciamo. Quindi lei non è capace di capire che cos'è un file di log, che cosa contiene? Sì, certo. Sì o no? Sì, certo. Ho capito. E
queste operazioni sono state fatte, ma avevate, cioè, eravate 3-4 persone che organizzavate, diciamo, questo lavoro per poi passarlo al dottor Leandri, oppure no? Chi era il responsabile di questo? Non glielo so dire come è costituito il gruppo di lavoro, sinceramente. Io sono stato interessato per l'attività di posta di riferimento della casella del file PST. Beh, ok. E dove l'avete procurato questo file PST? È stato estratto dai sistemi di posta elettronica. Ho capito, del server o del computer del dottor Russi? No, è tutto accentrato, c'avevamo un sistema... Cioè lei mi sta dicendo che sul computer del dottor Russi non esiste un file PST dell'Outlook? Questo non lo so, questo non glielo so dire. Io le posso dire sicuramente che abbiamo estratto il file PST delle caselle principali archivo del dottor Russi e sono state consegnate all'area sicurezza del controllo. Ok, come l'avete estratta, se lo ricorda? Una esportazione da Exchange o qualcosa, non lo sa? È stato fatto un'estrazione del PST. Chi gli ha dato, diciamo, un po' questo incarico? Cioè, è stato dato un incarico ufficiale oppure non così? Non l'ho fatto io, è stato dato direttamente dal mio responsabile la struttura che una delle persone che sta con noi e seguiva la preparazione, la posta elettronica. Ho capito. Quindi lei non ha visto come era fatto questi file di log, questa posta elettronica, diciamo, ok. Quindi che supporto ha dato praticamente a Bergantini? Soltanto di dire se quelli erano i dispositivi? Sì. E poi? Ma detto il PST, poi stavamo continuando? Sì, le indicazioni del come si dice? Delle chiamate ricevute sul telefono, ok? Sul telefono fisso e basta. Sì. Quindi non si ricorda se c'era stato un blocco dell'utenza in quei giorni? Allora, che ci siano state delle indicazioni che ricevuto Marco Bernardini, ero presente lì, sì. Quindi non è che posso dire, cioè, che non... L'utente Davide Russi fu bloccato oppure no? Io non ho operato. Vabbè, non ha operato, però lei era là, c'era Bernardini, c'erano i PM e c'era la polizia postale. E si accorgono che non possono entrare nel computer di Russi. Si ricorda questo fatto che era stato bloccato l'utente oppure no? Allora, io so che è stato bloccato l'utente, ma in quello specifico momento non avevo menzione di questo fatto. Sì. Non era e poi quando lei lo sa, perché lo sa? Che è stato bloccato l'utente? Perché in quel momento ci stavano delle attività sul reperimento, sull'accesso al computer che stava seguendo Marco Bernardini. Benissimo. E sul blocco delle utenze che normalmente vengono fatte in queste situazioni. Che normalmente, non ho capito? Che vengono fatte in queste situazioni. Ok, l'utenze... Quale situazioni? Cioè, nel senso, un umore si blocca l'utenza? No, in che senso? No, è necessario preservare il contenuto di un computer, di un PC. Allora in questo caso si blocca l'utenza per non accedere. Lei mi sta dicendo che quindi è stato fatto un blocco utenza, ne ha discusso, diciamo, col Bernardini? Allora. Anche dopo, non sì, il 7 di mattina. Mi scusi, bene. Sono attività che ha seguito in maniera totale sì. Il mio capo. Sono d'accordo, però lei mi ha fatto un'affermazione, ha detto vengono bloccate in queste situazioni perché per far sì che qualcuno... Non si acceda al computer, venga preservato e frizzato. Quindi facciamo un esempio, io sono sul desktop di Windows, ok, in questo momento, e lei da remoto, perché questa utenza è stata bloccata da remoto, mica è stata bloccata nella stanza, voglio dire. Allora, queste attività di blocco delle utenze veniva fatto sì, all'epoca grazie. Dalla gestione utenti, che non è una struttura, quindi arrivavano delle indicazioni e quindi io ho visto parlare Marco Bernardini con questa struttura, quindi ero lì sì. Per forza. Bravo, sì, sì, certo. Mi rendevo conto di che cosa. Beh, allora io sono su Windows, sul desktop. Sì. Mi si blocca l'utenza, cosa mi succede? Non può accedere. Cioè, io sto però già ho avuto accesso, no? Ci sto lavorando. Mi si blocca l'utenza mentre sto lavorando. Cosa succede a me utente che sto in Windows? Non glielo so dire. Cioè, esco da Windows.
Non glielo so dire. Ok. Mettiamo che io non sto lavorando ma ci voglio accedere. Sì. Lei mi ha bloccato l'utenza, faccio un esempio. Sì. Quindi io arrivo su quel computer, non posso più entrare sul desktop che è bloccato, cioè quindi sarà arrivato nella schermata CTR Alt Cancel per mettere, diciamo, di nuovo password, eccetera. Anche se metto la password giusta, che cosa succede? Non ci può entrare perché l'utenza è bloccata. Mi spiega che cosa vuol dire, lei ha detto per sicurezza, perché veniva bloccata in queste situazioni, forse l'ho capita poco bene, veniva bloccata per? No, per non accedere a un PC, fisso, mobile, quello che sia, bloccando l'utenza lei non accede bene, più. Arrivano i magistrati in quella stanza, l'utenza è stata bloccata la notte prima o la mattina stesso? Non glielo so dire. Non ha parlato con Bernardini di questo, dell'utenza bloccata? Non, allora... Io sono stato responsabile dei data channel in cui ci stanno due servizi, Fleet Management e Unified Communication, ma questa attività di predisposizione e autorizzazione all'accesso alla rete del gruppo veniva svolta da un'altra struttura che è la gestione, che sta nell'ambito della sicurezza in gestione utenti. Benissimo. Ok, qualcuno a questo gli ha ordinato di bloccare sto PC oppure no? Cioè, com'è, perché dovrebbe avvenire per default questa cosa? C'è stato un regolamento che... No, ci saranno stati dei contatti, ritengo. Ci saranno stati dei contatti, ritengo. Ecco, lei non è a conoscenza di nessuno di questo contatto? No. Allora, mi faccia capire, l'utenza viene bloccata e nessuno può accedere. Arrivano i PM quella sera, nella stanza, ovviamente è stato quello pubblico, ovviamente io parlo solo di quello pubblico, c'è stato detto che è stato mosso il mouse per un motivo semplice, no? Arrivo, vediamo cosa sta facendo il dottor Rossi col computer. Con l'utenza bloccata, quindi non avendo avuto più la possibilità di accedere a quel PC, perché magari chi dice che bisognava per forza mettere la password, ci vuole del tempo, no, per rimetterla, magari c'era un video, c'era una pagina internet, stava facendo qualche lavoro il PC, non è detto che usciva dalla sessione, no? Bloccando questo, avete interrotto il lavoro del magistrato che cercava di capire cosa c'era sul desktop e cosa stava facendo Davide Rossi prima che volasse da quella finestra? Allora, le ripeto, io non so la sera se sono state fatte azioni, la sera della morte del dottor Rossi, quindi quanto lei mi stava dicendo... Ma pure se fosse stata fatta la mattina, facciamo un esempio. Ah, ok. Io arrivo in quell'ufficio, PM Natalini e Anastasi erano presenti, e ovviamente questa, secondo lei, è un'operazione ripetibile o irripetibile, il fatto che ci siano dei file aperti che stanno in una memoria RAM, no? Se io esco dalla sezione... Non glielo so dire. Vabbè, diciamo questo, però se uno... blocca l'utenza ed esce dalla sessione, come si fa ad entrare un'altra volta in quell'utenza oltre, dopo aver cambiato la password e rivedere su cosa stava lavorando Davide Rossi? Cioè il blocco di quell'utenza non ha permesso ai PM di capire cosa stava facendo Davide Rossi quella sera su PC. È normale questo che si bloccasse un'utenza senza conferire con le autorità giudiziarie, voglio dire, con i PM? Non lo so, no. A me non è stato chiesto di nessun modo, capisci? Però quando stavi in quella stanza ci sono entrati con i file aperti o quando sono entrati poi era il desktop normale di avvio? Io non stavo da una parte al lato del tavolo su cui stava il PC il fisso del dottor Rossi, ma non ho operato, non stavo guardando che cosa faceva. Ok, quindi diciamo questo io non c'era. Mi sta facendo delle domande a cui non sono in grado. No, però sai, essendo un po' di quel gruppo che ovviamente stava in quella stanza, ci viene riferito dagli atti, ecco, un po' come le persone che c'erano, un po' di responsabilità sia del dottor Bernardini che già abbiamo ascoltato, piuttosto delle altre che ascolteremo dopo. Voglio dire, noi interessa sapere questo, perché io voglio capire se questo computer viene disabilitato un'utenza e questo computer è sotto sequestro delle autorità giudiziarie, se si modifica lo stato di quel computer si compiono pure delle azioni irripetibili. Cioè se io lo blocco, esco e quando rientro con una nuova password mi parte una nuova sessione senza avere i file aperti, io non posso vedere cosa stava facendo Rossi in quel momento sul computer. Magari c'era una lettera aperta che diceva aiutatemi, o magari diceva adesso mi sto buttando, oppure diceva guarda ho comprato un biglietto aereo e me ne sto andando. E quindi poteva essere interessante capire cosa stesse facendo, un file Word intendo, no? Con queste operazioni era possibile farlo la mattina dopo con il blocco, diciamo, utente? Di questo ne avete parlato, ne avete discusso? Non lo so, quindi io non so dirle. Ok.
Se mi permetto di chiederlo, perché stava là, no? Cioè, nel senso... Volentieri, se avessi percepito, ma non... non lei non si ricorda del... No, no, proprio non lo so quello che mi sta chiedendo. Okay. Oltre a quella mattina, ne avete parlato col dottor Bernardini di questa di questo, di cosa è successo del blocco utente? Mi dite un po' cosa vi siete detti? Le ripeto, sì. È un'attività che stava gestendo, non è una nel perimetro di mia competenza. Allora non gli chiedo più di quello, perché no, mi detto, senso, no, però nel senso era capire se sapeva cose in più. Era tutto automatizzato da gestione utenti, questa attività. E lei non si ricorda il dottor Pieri, che è il tecnico, no? Che ci aveva, diciamo, sì, entrato in quella stanza quando c'era lei? O... Quando ci sono stato io, sì, quindi metà mattina per mezz'ora, tre quarti, non ho visto il dottor Pieri. Ok, quindi tutta la mattina non l'ha visto, non l'ha visto solo in quella stanza? E io dopo aver effettuato questa, sì, modesta collaborazione con la Polizia Postale, sono tornato nel mio posto di lavoro, che non è Rocca Salimbene. Ok, però non l'ha visto quel... Io il dottor Pieri non l'ho visto. Lei dove stava? A Via Ricasoli, al CERN? Sì, esattamente. Ah, lei stava a Via Ricasoli. Sì, sì. Quindi le operazioni vengono fatte da Via Ricasoli, anche l'estrapolazione del PST piuttosto che del server, eccetera? No, possono essere fatte da qualsiasi punto della rete del gruppo. Ah, ok, quindi non è che si operava là, diciamo. No, i data center erano a Siena e a Firenze, i dati erano consedenti in questi database, ma poteva operare una volta che aveva il permission da qualsiasi parte. E quindi lei quel Pieri la mattina non l'ha visto proprio. E chi è che cerca di accedere e poi, diciamo, si accorge, scusate, chi è che si accorge che non si può entrare perché manca la password quella mattina? Non glielo so dire, non lo so. Non lo so. Voi siete stati chiamati dal PM, siete usciti e siete rientrati e ha richiamato di nuovo il PM? Cosa no, è no, 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 no. Cioè lei è entrato solo una volta? Io sono entrato solo una volta con il dottor Bernardini, okay, a metà mattinata. E abbiamo... mi dice cosa è successo quando... O mi stava aggiungendo qualcosa e l'ho interrotto? No, mi no, no, assolutamente. Cosa fa il PM quando gli viene detto che non si può accedere perché la password non lo fa accedere? Lei era presente? No. Non glielo so dire, io stavo, sì, seguendo le attività con la Polizia Postale, dando le risposte che mi stava dando, non è che sono andato, okay, sul posto di lavoro. Lei tecnicamente ha fatto soltanto quello dei, sì, telefoni, sì, cioè il PST della posta elettronica Bernardini, sì, i file di log Bernardini, sì. Che cosa avete fatto più, che comunicazione avete fatto più con la Polizia Postale, se lo ricorda? Altro quello che gli sto, okay, dicendo. Ora le faccio una domanda di orario. Sì. Quando è stato estrapolato quella mattina del 7, ho quasi finito, quando è stato estrapolato, diciamo, il file PST quella mattina? Se lo ricorda più o meno l'orario? Io so soltanto che è stato richiesto, sì, non so quando è finita la copia, non glielo so dire se è durata un'ora, mezz'ora o mezzogiornata, non glielo so, okay, dire. Diciamo che il computer in questo caso poteva anche non essere acceso, il computer di David Rossi, il desktop, dico, no? Certo, è accentrato, i dati sono nei database. Ok, noi abbiamo che per l'estrapolazione che avete fatto, da quello che sembra, da come ci è stato detto poi dalla Polizia Postale Genova in questa audizione, dove io sono informatico, non so se lo sa, abbiamo approfondito, siccome l'estrapolazione sembra essere stata fatta da Microsoft Exchange per quanto riguarda l'Outlook, purtroppo quando c'è questa estrapolazione non rimangono alcuni campi, tipo i campi della creazione della modifica vengono modificati, in questo caso con l'orario in cui si fa l'estrazione. Quindi noi abbiamo, se si ricorda, non so se l'ha sentita mai, quella famosa email che era stata scritta dopo che era stata letta. In verità è perché il 7 di marzo alle 12 mi pare è 41, quindi dovrebbe essere stato questo l'orario dell'estrapolazione, quindi diciamo sono stati modificati questi campi perché quando avviene l'estrapolazione si modificano questi campi. Quindi diciamo che il computer poteva non essere, diciamo, acceso. Quello sicuramente. Quello sicuramente. E si estrapola e poi l'avete mandata, diciamo, PST alla Polizia Postale. È stata questa la comunicazione. No. Che lavoro... No, scusi, sì, noi l'abbiamo data esclusivamente alla nostra struttura di Audit, sicurezza, oh, interna. Perfetto. E poi loro hanno comunicato con la... Con poi... Certo. E mi faccia capire, avete fatto altre operazioni da remoto su quel computer quella mattina?
Questo lei lo sa, se sono state fatte altre operazioni? Non lo so. E nel pomeriggio? Non lo so. E lei comunque stava in quel posto di lavoro, le faccio questa domanda per sua conoscenza. Ora, se un computer, se da quello che ci risulta, diciamo, l'analisi di quella stanza e delle parti informatiche, eccetera, finisce alle 13.35, ci viene detto, no? Almeno dagli atti, da quello che sembra. E quindi viene estratto l'hard disk dalla macchina del fisso, no? E no, mi scusi, non ho capito. Diciamo che le operazioni quella mattina, il 7 marzo, finiscono intorno all'1:30, ma lei è rimasto fino all'1:30 e è andato via prima? Sì, io mi sono trattenuto mezz'ora, tre quarti d'ora. Ah, e poi comunque, diciamo, sì. Ok. E lei non è a conoscenza tipo di accessi che sono stati fatti su quel computer intorno alle 15, 15.50, 16.03 di pomeriggio, da remoto sul computer del dottor Davide Rossi? No. No, non lo so. Comunque, quegli accessi potevano essere fatti ovviamente se solo se il computer era acceso, se un computer è spento oppure se l'hard disk è staccato, voglio dire. Certo. Quindi lei non si ricorda di operazioni fatte nel pomeriggio allora? Non ne sono proprio a conoscenza. Non, okay, è... non avete mai parlato nei giorni successivi. Io avrei qualche domanda in segreta, Presidente, grazie. Grazie, dottor. Pubblica. Onorevole Dorso. Sì, buongiorno. Allora, io avrei bisogno di una spiegazione perché francamente non ho compreso come mai lei fu coinvolto quella mattina nelle attività che si dovevano svolgere in quella stanza. Cioè, cos'è che poteva fare solo lei e non il suo capo Bernardini? Perché lei praticamente per qualsiasi attività le sia stata, diciamo, in qualche modo chiesta, sollecitata dal mio collega Migliorino, lei ha risposto per questo c'era Bernardini, per questo ci pensava Bernardini e quant'altro. Quindi a questo punto mi sfugge perché il dottor Bernardini abbia coinvolto anche lei in questa attività. Tanto più che non era la sede di lavoro MPS per lei, cioè era dislocato da tutt'altra parte. Sì, mi sono... l'ho supportato il dottor Bernardini per quanto riguarda gli apparati di telecomunicazione, quindi per quanto riguarda il telefono cellulare, per quanto riguarda il BlackBerry, per quanto riguarda il suo iPad. E una cosa a cui è stato chiesto espressamente dalla Polizia Postale, se avevamo una documentazione del traffico effettuato e ricevuto su quella postazione telefonica, sul telefono fisso. Può sembrarle poco, ma è così. Nel senso, io sono un ingegnere in telecomunicazione. Quindi lei venne coinvolto in realtà soltanto per gli apparecchi, quindi telefono cellulare, BlackBerry, telefono fisso, punto. Sì, sì, e l'iPad che aveva in dotazione il dottor Rossi. E l'iPad? Sì. Però l'iPad lo possiamo annoverare come strumento, diciamo, di telecomunicazione equivalente rispetto... Sì, per fruire della posta sicuramente sì. La posta, sì. Quindi in realtà lei si occupava anche del traffico, diciamo, per sì. Posta elettronica. Sì, nel settore data channel, unified communication, c'è proprio la gestione e l'implementazione della posta elettronica. Quindi non è corretto sostenere che lei si occupasse soltanto di telefonia, perché lei mi stava circoscrivendo alla telefonia al suo intervento, adesso però mi dice, infatti io volevo capire, mi dice no, però io ero pure quello che poteva guardare la posta elettronica, cioè no, guardare, mi scusi, potevo andare a fare quel lavoro di estrazione che però poi lei non fece, ma fece Bernardini, o lo fece lei? Io non l'ho compreso, davvero non l'ho compreso. Sì, mi scusi se non sono stato chiaro. È stato richiesto da Marco Bernardini alla persona, alla struttura che faceva riferimento a me, quindi la gestione fisica della casella di posta elettronica è stata fatta direttamente da Marco Bernardini a questa persona. E la persona ha un nome, questa sì, persona? Silvia Viel. Come, scusi? Silvia Viel. Silvia? Silvia Viel. Viel. Ok, che è in qualche modo una
un soggetto a lei, diciamo, come dire... Di riporto, sì. A lei subordinato, mi sì, spiega meglio? Certo. Okay. Sì, perché sotto la struttura dell'Unified Communication c'è la posta elettronica, c'era la posta elettronica. E non bastava una telefonata a lei per dire mi serve questo, dillo a Silvia che sviluppa questa cosa qua? Dato sì che non lo fece lei l'operazione e non era necessario farlo in sede, mi pare di capire, ma da remoto? Non glielo so dire perché è stata seguita questa strada. Non è che potevo andare dal mio capo e dirgli aspetta, gli telefono io. No, lo comprendo, però dico, chi ascolta ha difficoltà a comprendere un coinvolgimento in presenza in un'attività così tanto delicata, perché ci sono in quel momento degli inquirenti che stanno, la polizia giudiziaria, perché in quel momento è polizia giudiziaria che sta facendo dei rilievi, degli accertamenti, non so, poi il collega Migliorino sa meglio di me se c'è una sono irripetibili, ripetibili e quant'altro, quindi ripeto, un'attività molto molto delicata. Meno persone si hanno in qualche modo, diciamo, meno persone si coinvolgono, se non è certamente necessario, meglio è di solito. Quindi io mi chiedo nuovamente perché fosse necessaria la sua presenza lì. Dico, lei non se l'è chiesto? No. Nel senso, io concordo con lei sul fatto, e proprio questo è il principio che è stato seguito nell'assegnazione dell'estrazione della casella direttamente alla persona che era in grado e aveva le capacità per farle. Io avrei dovuto alzare il telefono. Esatto, perché lei doveva solamente dare un'indicazione, esatto, quindi far da tramite, quindi poteva far da tramite in realtà in un luogo fisico diverso che non fosse quella stanza. Tuttavia lei per mezz'ora, tre quarti d'ora è stato in quella stanza, sì, quindi ha visto delle operazioni, compiere delle operazioni e ci dovrebbe riferire su quanto ha visto, ma qua poco sta riferendo lei su questo. Le ripeto, da parte mia, lo ricordo, mi fa piacere anche esternarvelo, ricordo, non è che sono andato a vedere cosa stesse facendo Marco Bernardini o sono andato a chiedergli, guardavo abbastanza a distanza, 3-4 metri rispetto alla scrivania del dottor Rossi, stavo vedendo che cosa succedeva, non è che mi sono andato a porre domande specifiche. Su questa ma cosa vivenza succedeva? Perché ancora non ce l'ha raccontato cosa succedeva in quel frangente, cioè non ci ha detto quante persone più o meno erano nella stanza, se ne ha ricordo, chi c'era, se c'erano altri dipendenti di MPS, non ci ha dato nessun tipo di dettaglio, non so, dico, cerchi di fare uno sforzo di memoria, di poter dare un contributo a questa commissione. Quello ricordo gliel'ho detto, nel senso, perfettamente ci stavano. Oltre all'autorità giudiziaria che stava... L'autorità giudiziaria intanto erano 1, 2 PM, due. Chi sono? Oh. Due. Okay. Due. La polizia postale? 1, 2, 3, almeno conoscere l'identità di qualcuno? No. Almeno un paio sicuramente. Noi eravamo in due. Voi eravate in due, lei e chi altro? Bernardini. E Bernardini, sì. E ci chiudiamo là. Non posso dirle se c'era qualche altra persona che non conoscessi, nel senso, non è che ci siamo presentati. La stanza era aperta, c'era un via vai continuo, che attività si svolgevano in quella stanza? In quei momenti c'erano l'attività giudiziaria, i due da una parte seduti, ok? La polizia postale era in piedi a fianco al tavolo in cui c'era il posto di lavoro del dottor Rossi. C'era un'altra persona sulla sinistra, vicino al tavolo lungo di là. Io non è che c'era una situazione congestionata. E tutti erano attenti ad osservare. No, assolutamente, non erano tutti attenti a osservare il posto di lavoro, assolutamente no. C'era il dottor Bernardini che gli venivano fatte le domande, poi c'era il funzionario di polizia postale che mi ha fatto delle domande, io non è che ho partecipato a tantissime attività, forse poche come giustamente lei stava indicando. E com'è che non si è congedato molto prima di 30-45 minuti?
perché a quel punto per l'attività che le è stata richiesta sembra che insomma davvero si sia risolta in poche battute, non so, c'è queste indicazioni e lei dice vado a fare la telefonata alla dottoressa Silvia, signora Silvia, e faccio avere quello che mi avete richiesto. Arrivederci, buon lavoro. Non so se sono chiara, cioè nel senso non so se... Non è avvenuto. La mia, diciamo... La mia... sì, sì, ma non è avvenuto, ecco. Ho aspettato che si concludesse e ci siamo... Si concludesse cosa? Che si concludesse, non ci avessero più domande da farci e siamo andati via. Quindi si concludesse un'operazione che poteva richiedere da parte vostra dei chiarimenti. Qual era l'operazione? Mi sembra che le abbiamo parlato, rispondere a quelle domande che io ricordo perfettamente quali sono state, quelle che sono state rivolte a Marco Bernardini e le attività che in quel momento andavano rilanciate. Si faceva il verbale man mano di queste domande? Scusi? Si faceva un verbale man mano con le domande e le risposte? No, io non ho un verbale. Va bene, grazie. C'era l'onorevole Migliorino che aveva qualche altra domanda. Sì, grazie Presidente, anche perché finalmente forse ci riusciamo forse a svelare qualche problemino che abbiamo avuto, perché lei ha detto che comunque è responsabile, diciamo, della telefonia, no? Di tutta la rete dati e della fonia, ecco, e del mobile. Vorrei capire, noi abbiamo una telefonata che arriva... sul telefono del dottor David Rossi, sul telefono del dottor David Rossi della Guardia di Finanza di Augusta. La TIM sta telefonata da parte e arriva sul telefono di David Rossi. Mi dice come funzionava, se c'era un centralino, se non c'era, come funzionava? Mi scusi, sul telefono fisso del Rossi. Come può una telefonata esterna arrivare direttamente sul telefono fisso del Rossi e passare da un centralino? Me lo spiega? C'è la selezione passante che è in grado di inoltrarla, quindi lei non faceva soltanto lo 0577-4391, ma metteva all'interno del dottor Rossi e andava sulla sua linea privata del dottor Rossi. No, quando io chiamo dall'esterno, sì, per chiamare il dottor Rossi, sì, facevo 0577 il numero del dottor Rossi, o sì, come facevo? Perfetto. Poteva anche andare sul centralino. No, diciamo che io vado così. Quindi andava a squillare sul telefono del dottor Rossi. Benissimo. Come passa sta telefonata se faccio la telefonata direttamente al dottor Rossi dal centralino? Dunque, se allora, quindi io non conosco il numero, come diceva lei, del dottor Rossi. No, io conosco il numero del dottor Rossi. No, se lei conosce il numero del dottor Rossi, chiama il direttamente. Bravissimo. Ecco, come fa a passare da un centralino se chiamo direttamente al dottor Rossi? Cioè, non ci passa dal centralino, va direttamente al dottor Rossi. Certo. Allora, per chiamare il centralino, lei non doveva fare il numero del dottor Rossi. Certo, dovevo chiamare il centralino. Ecco. Nella motivazione che ci viene data su questa chiamata che viene dalla Guardia di Finanza d'Augusto, oltretutto, quando il dottor Rossi in ufficio non c'era, ma qualcuno risponde dall'ufficio del dottor Rossi, 7 minuti addirittura. Ma facendo il numero diretto dal dottor Rossi, quindi il centralino non c'entra nulla. Cioè io per chiamare il centralino che numero avrei dovuto fare? O magari mi dice c'è un altro numero, mettiamola così. No, 0577-294-111. Perfetto, quindi io dovevo conoscere questo numero per chiamare il centralino. Sì, è il numero. Se io faccio un numero diretto non può passare dal centralino, giusto? Non viene intercettato dal centralino. Benissimo. Sicuramente quindi sì. La motivazione che ci viene data è che è passata da un centralino e poi è stata dirottata sul telefono del Rossi, com'è possibile? Io faccio direttamente il numero del Rossi. Quindi non è possibile passare al centralino. No, aspetti un attimo. Se il dottor Rossi, dunque, se c'è in orario di copertura del centralino e lei ha fatto il numero del centralino, dopo un certo numero di squilli, la telefonata ritorna al centralino. Non ho fatto il numero del centralino, ho fatto soltanto il numero diretto del dottor Rossi. Del dottor Rossi. Se non risponde o chiude la telefonata, non è che mi passa al centralino. No. No, però lui dice di no, è lui che controllava. Allora. No, controllavo. Cioè, nel senso che era il responsabile del, sì, certo. Ok, se lei dopo un certo numero di squilli non risponde, sì, ed il centralino è presidiato, ok,
Quindi faccio capire, se io ho delle telefonate non risposte sul telefono del dottor Rossi, state passate tutto al centralino, perché noi abbiamo anche telefonate dove il dottor Rossi non risponde. Io sto rispondendo soltanto alla richiesta, sì, in cui mi dice appunto di quella sede che è stata chiamata dalla Guardia di Finanza. Sì. Allora, se il numero fatto è diretto in selezione passante al dottor Rossi e non risponde, dopo un certo numero di squilli... Ma selezione passante che vuol dire? Che prima ho chiamato il centralino e poi me l'hanno passato? No, ha chiamato direttamente. Ok, bene. Ok. Dopo un certo numero di squilli? Torna al centralino. Ma torna, va al centralino, non c'è mai stata sta telefonata al centralino. No, quindi questo non può essere. Se chiamo il dottor Rossi e non mi risponde, cade la linea, non è che mi passano il centralino. No. Benissimo. Non è esatto quello che sta dicendo. Allora non l'ho capita, mi perdono. Sì, certo. Se lei chiama l'interno del dottor Rossi, il dottor Rossi non risponde. Benissimo. Dopo un certo numero di squilli... Perché se si avvicina un po' al microfono, perché mi perdoni, veramente non la capisco. Sì. Certo. E non risponde. Dopo un certo numero di squilli, pur avendo chiamato l'interno, torna al centro. Quindi noi abbiamo che tutte quelle telefonate, senza risposta, sul telefono del dottor Rossi sono passate da un centralino. Dipende dall'ora, cioè se c'è sto parlando di orari normali. Allora, diciamo, questa qui è una estrapolazione che sta facendo lei, non lo so. Lei ha detto che tutte le chiamate che non risposte sono andate al centralino, non lo so. E che orario c'aveva, diciamo, questo centralino? Che... Di solito le 18, alle 18 chiudeva. Il posto operatore accendeva. Alle 18 chiudeva, a che ora prima? 8:30. E c'erano qualche orario di divisione, diciamo? Io ovviamente sto parlando di orari d'ufficio, Presidente, non di notte o roba del genere, o di domenica. Cioè, quando noi abbiamo una telefonata non risposta sul telefono fisso del dottor Rossi, se questo non risponde va a un centralino? In quegli orari? Se nell'orario di copertura, sì. Se è fuori orario di copertura... Va bene, io sto parlando di orario di copertura, tra le 9 e le 18, anche togliendo una pausa, diciamo. Sì, va più. Ok. E mi dice qual è il... Capitare, a me capita qualche volta di fare telefonate esterne a società, eccetera, che magari se in quel momento è il centralino è molto occupato, comunque non transita il centralino e cade la linea. Cioè, questo non per il caso specifico, ma... Se tu hai il numero diretto, sì, ma se in quel momento magari chi presidia il centralino, magari sono in 3 persone ed è già intasato, magari cade la linea, non è possibile. Cioè, in orario di presidio del centralino, a prescindere dal numero di utenti, di addetti al centralino e a prescindere dal numero di telefonate, comunque passa al centralino. Questa è la domanda. Cioè, per spiegare le possibili incongruenze, ci può essere un momento di grande afflusso di telefonate al centralino, per cui nonostante la regola generale per cui la telefonata non risposta torna al centralino, in realtà in quel momento il centralino è intasato e quindi comunque va perduta. Questa sì, le confermo. Quindi sicuramente va sul telefono della persona chiamata, questo sicuro, non passa prima dal centralino, assolutamente. Quindi non torna, va, diciamo, se io non torno ma va. Ecco, mettiamola così, perché lei mi diceva torna, io mi ritornavo, ecco. Ok, ovviamente questo abbiamo fatto un quesito al RIS per quanto riguarda questo, quindi andremo a vedere come funziona effettivamente. Mi dice una cosa, a cosa corrisponde un numero 0577 24 6001? È negli atti, è pubblico. Perché noi abbiamo una telefonata che dura addirittura, mi pare, 86-89 secondi. Però ci viene detto non corrisponde ad alcun interno dello stesso ente, bensì ad un'operazione che viene generata automaticamente per le chiamate in uscita. Che vuol dire? Quindi lei ha una chiamata sullo 05... 77 24 6001. Ma dunque questa qui è una chiamata uscente che è stata trovata sul telefono? Io lo dico subito. Solo un secondo, Presidente, che è giusto che metto il numero. Allora. Sì,
Sì, 89 secondi, fatta da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, viene detto questo numero, all'ufficio del dottor Davide Rossi, dura 89 secondi, ed è del 6 di mattina alle 10.04. Che vuol dire un numero che, che viene generato automaticamente in uscita? Ma queste affermazioni le ha fatte lei o chi gliela ha date, diciamo, alla Guardia di Finanza? Questa? Lei se le ricorda queste cose? Assolutamente no. Quindi non è stato lei? Non, però non, sulla telefonia era lei. Ha dato a nome suo questa cosa? No, questo qua è nella Guardia di Finanza. Quando fanno il rapporto con i tabulati telefonici, diciamo che la banca ha dato queste spiegazioni. Quindi non dice il nome di chi è stato, dice la banca ha dato queste spiegazioni. Quindi c'è un uscente tra la fondazione e... Bravissimo, questa fondazione ha questo numero che ho appena detto. Ah, quindi no, tra il Monte dei Paschi e la Fondazione, scusi, non tra capisco. Fondazione Monte dei Paschi di Siena e l'ufficio del dottor Davide Rossi. Cioè, questo numero, chiama il dottor Davide Rossi, che dice che è della Fondazione, chiama il dottor Davide Rossi per 89 secondi, viene chiesto dalla Fondazione, MPS, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, eccetera, e detto, a cosa corrisponde questo numero? Gli dico, è un numero che viene automaticamente generato in uscita, come l'ho detto prima. Che vuol dire? Fondazione a dire che quel numero... No, lo dice la Guardia di Finanza nel rapporto quando sì, hanno ma fatto... ho capito, ma lo dice la Fondazione, sarà la Fondazione che dice è un numero che noi generiamo, cioè non tanto Montepaschi. No, viene messa nella relazione della Guardia di Finanza, ora glielo dico. No, perché ha posto la domanda al nostro audito, ma... Cioè, ok, mettiamola bene. Cioè, allora. Come fa l'audito a dire qual è il numero che viene... Sì, da, cioè, allora, è abbastanza plausibile che sia stata... La fondazione a dire... Sì, trovo subito le pagine, da 504 a 570. Eccoci qua, arrivo subito. Allora, con riferimento alla comunicazione di MPA, chi glielo dice? Allora... vediamo un po'. Chi glielo dice? Trovo un attimo, allora... Allora, si segnala altresì i contatti con gli interlocutori, ok, ho tutto il documento, cioè questo lo dice la Guardia di Finanza ovviamente. È una risposta che gli viene data da MPS. PS o MPS Banca? Allora, no, da MPS Banca gli viene data. Non in grado di rispondere. Quindi dice, con riferimento alla comunicazione con la Fondazione MPS allo Stato, si è verificato che l'utenza, questa che ho appena detto, 2460, non corrisponde ad alcun interno dello stesso ente, bensì ad una numerazione che viene generata automaticamente per le chiamate in uscita. Lei è a corrente di qualcosa del genere? Fondazione. Forse da Fondazione. Lei, quindi, cioè, nel senso che non, bisogna chiedere alla Fondazione. Non so rispondere. Quindi lei non, cioè, lei parlava soltanto di MPS e non di Fondazione in questo caso, stava sempre... No, hanno un'autonomia totale la Fondazione. Ah, quindi non era là. Ok, quindi magari non era di Fondazione, quindi non c'entra nulla con lei su questo chiarimento. Ok. Va bene, grazie allora per la segreta. Grazie Presidente. Sì, grazie.
la licenziamo, per cui per noi l'audizione è conclusa. Grazie. Devo firmare? No, no.
nostro ospite che se lo riterrà opportuno, qualora ritenga doverci fornire indicazioni particolarmente delicate, potrà chiedere che i lavori della Commissione proseguano in seduta segreta nell'ambito di un reciproco obbligo di riservatezza. Allora, dottore, non so se lei ha già seguito un po' le nostre audizioni, diciamo che iniziamo con magari una parte in cui lei relaziona la Commissione su quella che è la sua carriera all'interno del Montepaschi, le sue funzioni, cosa ha fatto prima, cosa ha fatto dopo, come se conosceva o non conosceva Davide Rossi, poi cosa ricorda di quel giorno e dei giorni immediatamente seguenti. Poi magari seguiranno delle domande da parte dei commissari in modo più specifico e dettagliato. Io intanto lascerei la parola. No, dobbiamo tenere tutti la mascherina ancora per disposizioni sanitarie e quindi ecco, magari parli vicino al microfono, ci dica in particolare le sue funzioni, i suoi ruoli. Mi pare che lei prima ha lavorato anche in Banca d'Italia, sì. Cosa faceva in Banca d'Italia, eccetera. Allora, buongiorno a tutti, no, sono Fabrizio Leandri, attualmente lavoro a Montepaschi, sono il Chief Lending Officer del gruppo, cioè sono il responsabile dei crediti sia performing che non performing. Iniziato la mia carriera lavorativa, inizia nel, diciamo, quella più importante, qualche precedente esperienza, dopo essermi laureato alla Sapienza in economia aziendale, ho fatto un master in finanza in Inghilterra, sono entrato in Banca d'Italia nel 1993, inizialmente nella sede di Trento, che in Banca d'Italia era un po' all'epoca un po' la palestra per l'attività di vigilanza sulle banche. Torno su Roma nel 96 e mi occupo fondamentalmente di tutte le metodologie di supervisione, e in particolare in quegli anni e ancora tuttora sono il membro italiano nel Risk Management Group del Comitato di Basilea, che è un po' il comitato internazionale che si occupa di definire un po' le regole della supervisione bancaria. Nel 2004, quindi qualche anno dopo, ricevo una proposta dal gruppo Montepaschi per l'assunzione. Il ruolo e l'inizio della proposta riguardavano proprio in realtà il mio lavoro in Banca d'Italia, cioè tutta la regolamentazione nuova sul capitale, come da Basilea. Entro in Montepaschi in una struttura specialistica che si occupa, diciamo, di definire i modelli. Chi la chiamò in Montepaschi in particolare? Se venne contattato da chi? Ma venne contattato all'epoca dal responsabile della funzione di internal audit, dottor Acampa si chiamava all'epoca. Fui contattato perché chiaramente in quegli anni un po' tutte le banche in particolare stavano sostanzialmente sviluppando le metodologie, i modelli, diciamo, che erano riguardanti la nuova regolamentazione. Quindi poi lavorava in Montepaschi all'epoca, oggi non lavora più, un collega che era stato in Banca d'Italia precedentemente, che quindi mi mise fatto un po' di contatto. Lei aveva per esempio fatto ispezioni a Montepaschi, aveva fatto attività ispettive? No, io mi occupavo di metodologia di supervisione, ero nel gruppo internazionale di Basilea, non ho fatto attività ispettive sulle banche italiane. Ripeto, entrai in Montepaschi per proprio costruire tutto il sistema, i modelli, diciamo, di risk management, in particolare su quelle sui rischi operativi. L'evento più importante, chiaramente successivamente nel 2008, post acquisizione di Antonveneta, fui nominato dal Consiglio di Amministrazione della banca responsabile dell'internal audit del gruppo Montepaschi, che è una, diciamo, nella tassonomia Montepaschi era, all'epoca si chiamava revisione interna, era revisione interna, insomma sostanzialmente era il capo dell'audit che riportava al Consiglio d'amministrazione. Quindi nel 2013, diciamo all'epoca del triste evento sostanzialmente di cui si parla, io ero responsabile della funzione di audit, che chiaramente nelle banche tipicamente un po' la funzione che sovraintende tutte le attività che riguardano il sistema dei controlli delle aziende.
Successivamente, poi chiudo con il mio curriculum, così rimasi, e quindi nel 2013 ero responsabile dell'audit, all'epoca era il presidente a cui riportavo, era Alessandro Profumo, e l'amministratore delegato era Fabrizio Viola. Fine 2016, con l'avvento del nuovo amministratore delegato, che era Marco Morelli, il Consiglio mi nominò Chief Lending Officer, che è l'attuale ruolo, con l'obiettivo di fare sostanzialmente un po' un turnaround, come chiamano i consulenti aziendali, diciamo una rivisitazione complessiva di tutto il sistema del credito della banca, e quindi dal 2017 ricopro quell'incarico. L'ho ricoperto anche nel periodo Bassanini, attualmente con l'amministratore delegato Lovaglio. Questo è un po' il mio curriculum. L'epoca dei fatti era Davide Rossi era il responsabile della comunicazione, in qualità diciamo di capo dell'audit non avevo tantissima opportunità di professionale di incontrarmi. Proprio perché il ruolo era diverso, non lo conoscevano bene. Ho avuto ovviamente nel corso degli anni, soprattutto negli anni 12-13, degli interscambi con Davide Rossi, relativi a prevalentemente lui occupandosi di comunicazione esterna, quando arrivavano delle notizie sulle indagini in corso, Anton Veneta piuttosto, così qualche volta ci siamo sentiti. Perché in quegli anni, chiaramente, come potete immaginare, soprattutto per il ruolo che rivestivo, ho svolto un po' il ruolo di collegamento tra l'autorità giudiziaria e la banca. Il giorno dell'evento ci spiega bene, sì, questo rapporto di collegamento con i PM, che frequenza aveva, quali sono stati magari gli episodi nei quali è stato maggiormente coinvolto. Beh, diciamo che gli episodi sono stati maggiormente coinvolti adesso. No, ma andiamo a memoria. Rischio quello... fare sì, diciamo, sì, di tempo, però c'è qualche flash. Evidentemente che... l'impatto più grosso sulla banca è stato quando c'è stato il famoso perquisizione, che se ricordo bene era nel 2013. Che è quella che poi ha preceduto. Quella che poi ha preceduto. In quell'occasione, oltre a, come poi è successo anche nel caso di Davide Rossi, a mettere a disposizione tutta la mia struttura dell'autorità inquirente, per poter dare delle informazioni che potessero essere più o meno utili alle indagini, sono state fatte delle verifiche di approfondimento su alcuni ambiti, vada a memoria, dai famigerati Alexandre Santorini, piuttosto che a tutto il mondo dell'area finanza della banca, e tutta quanta la reportistica dell'audit veniva messa a disposizione dell'autorità inquirente, i risultati dell'attività dell'audit. Quindi lei interloquiva direttamente con i magistrati o con la Guardia di Finanza? Più Guardia di Finanza. Più Guardia di Finanza. In particolare ricordo bene il colonnello Bianchi e all'epoca maresciallo, ora capitano, Scaramella, che furono i due un po' interlocutori principali. E con i magistrati invece? Mai, poco, qualche volta? No, diciamo forse una volta con il PM Natalini, se ricordo bene il cognome, però non ho avuto mai interlocuzione diretta con loro, più attraverso la Guardia di Finanza. Guardia di Finanza, come è abbastanza usuale. Però ripeto, noi facciamo, come sempre dico, ho detto, l'attività dell'internal audit è limitata dai poteri che ha all'interno delle aziende, per cui non abbiamo poteri investigativi fino a un certo punto, ricostruiamo sulla base delle informazioni dei sistemi informativi della banca e mettevamo a disposizione della magistratura, e questo è valso sempre dal primo momento in cui sono scattate le indagini, che le colloco dall'inizio dell'amministratore delegato Viola, sostanzialmente in quegli anni là, nel 2012. Proviamo a venire al giorno 6 marzo, 7 marzo. Cosa ci può dire? Il 6 marzo purtroppo lo ricordo bene, nel senso, perché per me personalmente, ma anche un po' per tutti i colleghi, fu una notizia scioccante. Fui avvertito personalmente la sera, tardi. Lei, il 6 marzo lei era stato in sede Montepaschi? No, il 6 marzo, quando venni avvertito, tardi, la sera, tra l'altro non ricordo bene, da un collega che l'aveva sentito qualche notizia adesso di stampa più o meno,
Siccome abitavo abitavo all'epoca, adesso ho cambiato casa, ma insomma a 300 metri dalla strada dove è stato dove c'era il corpo Davide Rossi, uscii direttamente dalla casa. Ma quel giorno ha detto che non era stato a Rocca Salimbeni. No, non sono stato a Rocca Salimbeni, sono uscito fuori, sono andato sulla via, visto che arrivava la ambulanza. No, 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 ma dicevo durante la giornata lavorativa. No, durante la giornata lavorativa ero stato a Rocca Salimbeni, sì, sì, ho sì, lavorato, sì. Ho lavorato normalmente. Tra l'altro, adesso non ricordo se proprio fisicamente ero stato in Rocca, perché come capo dell'audit avevo il mio quartier generale in uno stabilimento che non era fisicamente in Rocca Salimbeni, Era una struttura, diciamo una zona di Siena che si chiama San Miniato, e quindi le confesso, insomma, non mi ricordo se esattamente fossi andato a Rocca, sì, però comunque, era in ufficio quel giorno. Quel giorno era in ufficio, ma era uscito, cioè, però non era no, a Rocca non Salimbeni. Non è, adesso sì, boh, vabbè, ero ecco, passato, un dettaglio. Non ero Rocca Salimbeni, no. Sì, comunque, cioè, diciamo che poi no. È tornato, è andato a casa. Sono andato a casa normalmente. E dopo che appunto ha avuto la notizia è sceso. Sono sceso, c'erano tra l'altro qualche collega lì che aveva saputo come me la notizia, però era insomma un momento particolare, insomma poi è andato ad ambulanza, sono tornato a casa e chiusa là. E il giorno successivo? Il giorno successivo, devo dire anche d'intesa con col presidente Alessandro Profumo, che era a cui insomma io facevo riferimento, perché gerarchicamente il capo dell'audit lo riporta al presidente, mi misi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Quindi che cosa successe in pratica? Io andai la mattina presto, quindi l'ora di ufficio alle 8:30 in Rocca Salimbeni, nella zona dove erano arrivate le autorità inquirenti, mi presentai, dissi che ero responsabile dell'audit e qualsiasi cosa potessi essere utile per l'autorità giudiziaria ho dato la mia disponibilità. Che cosa poi praticamente consisteva nel fatto che qualsiasi loro richiesta particolare di in quei momenti concitati di capire, mi ricordo esattamente che ci fu soprattutto inizialmente un tema legato ai sistemi informativi e che ha avuto accesso alle mail, al telefono, il blocco dei telefoni e quant'altro, quindi chiamai allora il responsabile, diciamo, della parte operativa della banca, che era Alfredo Montalbano, che a sua volta contattò i due colleghi della nostra struttura IT, che si chiama Consorzio Operativo di Gruppo in Montepaschi. Io ricordo adesso i nomi, magari mi sfugge qualcuno, ma sicuramente un dottor Bernardini e il dottor Marcello Milano, che costituimmo una sorta di team, diciamo, improvvisato per cercare di gestire al meglio le eventuali richieste che gli attività inquirenti fecero. Io quella mattina stetti lì fuori la stanza sostanzialmente, ricordo che a un certo punto arrivò la polizia, quella postale, quella esperta, diciamo, per la parte dell'IT. Mi chiesero informazioni sui PC, sulle cose, mi misi in contatto con Montalbano, ricordo che portarono lei via si del materiale. Limitava a un lavoro di coordinamento rispetto a questi suoi sottoposti o anche operativo, nel senso che... No, di coordinamento, perché in realtà non erano miei sottoposti, erano responsabili delle funzioni IT, sì. Però faceva lei... facevo da liaison officer, ufficiale di collegamento, esattamente questa è la funzione. Chiaramente di questa attività poi, e questo lo ricordo distintamente, il presidente Profumo convocò tutto il team di primo livello della banca in una stanza e diciamo a tarda mattina andai a riportare un po' quello che stava succedendo al presidente, dopodiché il mio ruolo in questa vicenda devo dire che è terminato con quella mattina inizio pomeriggio, perché poi chiaramente in queste circostanze, cioè non sono stati irripetibili per fortuna, l'attività delle funzioni alterne, diciamo, è passiva, nel senso che c'è un'autorità che sta indagando, per cui oltre a fornire le informazioni che hanno richiesto non ho avuto più nessun ruolo specifico sulla vicenda. Ma su tutta la vicenda dell'accesso ai computer, alla telefonia, lei se ne è occupato o ha delegato i suoi No, suoi colleghi? Ho delegato, cioè ho messo in contatto con il responsabile delle sicurezze IT del nostro consorzio operativo, responsabile dell'IT,
tutti, so che tutte le persone attive hanno lavorato su questo, soprattutto hanno fornito, mi pare, i temi, adesso vado a memoria, mi sembrano tre sostanzialmente. Uno, la casella mail, poi c'era un tema legato al, si chiamano tecnicamente i log, cioè le tracciature degli accessi ai computer da parte di chi, cosa, e poi c'era un altro tema legato al, alle utenze, al blocco delle utenze del, del dottor Rossi o meno sui PC. Però di tutto questo diede ecco, un tema che ha interessato la commissione, sì, quello del blocco di questo, del computer da parte della struttura interna del, dei SA, chi ha disposto questo blocco, la, qual è stata la procedura. Allora, è stato lei a dare disposizione? No, non sono stato io a dare disposizione. Abbiamo ovviamente, diciamo, io penso che non c'è una regola precisa su questo, in questi eventi sono purtroppo imprevedibili. Unici. Credo, vada a memoria, che insomma, il responsabile delle sicurezze abbia... E il responsabile delle sicurezze è? Del consorzio all'epoca era il dottor Marcello Milano, mi sembra. O comunque Bernardini 2, erano i due un po' le persone pivot del consorzio. Detto questo... su questa vicenda io non avendo appunto svolto un ruolo diretto non ho fatto, ricordo bene questo, non feci nessun report specifico neanche per iscritto, insomma, quindi mentre in altri fu un'iniziativa, diciamo, di questi dirigenti, fu un'iniziativa di questi dirigenti, penso legata più a di prudenza, senso, una scelta di prudenza, di conservazione, sì, dei dati, di preoccupazione che potesse ci fosse qualche. Poi dopodiché so che tutto questo materiale è stato consegnato da parte di questi dipendenti all'autorità giudiziaria nel giorno stesso o il giorno successivo, però ripeto, poi rispetto all'indagine, per quanto mi riguarda, né il sottoscritto né tutta la struttura che coordinavo, che all'epoca era una struttura di circa 500 persone, insomma, di gruppo, non abbiamo svolto nessun ruolo sulla vicenda. Io ho concluso, onorevole Migliorino. Grazie Presidente, grazie Dottor Leatri della sua disponibilità. E visto che è stato, lei ha detto che è stato avvertito, mi dice chi l'ha avvertito quella sera del 6 marzo della morte del Dottor Rossi? Guardi, no, adesso è un collega che la sua volta, cioè una sorta di tantam, diciamo, che l'aveva sentito da un collega che era uscito fuori la notizia, se non ricordo bene, anche proprio... nei media fu uscita la notizia in tarda serata, quindi però era un mio collega, mi sembra che si chiamasse, cioè si chiama, perché è in pensione adesso, dottor Bianchi, ma insomma perché l'aveva a sua volta sentito da altre persone. Bianchi, cioè, che lavorava in banca? Sì, sì. Ok, solo se è possibile parlare quando parla, perché con la mascherina. Sì, scusi, ha ragione. E lei a sua volta ha avvertito qualcuno? No. Io mi sono, ripeto, siccome ero incredulo rispetto alla notizia, abitavo a 200 metri da dove insomma è successo l'evento, sono uscito di casa, me lo ricordo benissimo, ero con le mie figlie che all'epoca erano piccoline e ho trovato un po', insomma... Quando è arrivato si ricorda se c'era molta gente, ce n'era poca, chi c'era l'autoambulanza, si ricorda? Così noi facciamo un attimo. Stava per arrivare l'autoambulanza, guarda, è arrivata l'autoambulanza, la gente... sa, il vicolino quello lì è abbastanza stretto, ma secondo me 20-30 persone ci saranno state. Quindi lei, diciamo, stava su Via De Rossi, vicolino, in diretta, ecco, perché sa, il vicolo è Montepio. No, Via De Rossi. Quindi, diciamo, lei vede arrivare l'autoambulanza... A Via De Rossi? Via De Rossi. Okay. Dopodiché hanno messo il pannello. Stavo lì, ho incontrato altri colleghi. E ecco, ce l'ha detto. Ci può dire chi ha incontrato? Allora, che ricordo io, sicuramente incontrai il dottor Valentino Fanti, che all'epoca svolgeva il ruolo di segretario del Consiglio di Amministrazione. Lui lo ricordo, un altro paio di colleghi, ma erano impiegati della banca, adesso non mi ricordo neanche i nomi, però insomma io le faccio qualche nome per vedere se si ricorda, se prego, se prego, prego, la dottoressa Dalla Riva l'ha incontrata? No. E il dottor Filippone lo conosceva, l'ha incontrato? Dottor Filippone so chi è, non l'ho incontrato. Non c'era. Non l'ho incontrato. E dottor Mingrone, cioè forse quello era uno dei primi. Lo conoscevo bene, però non l'ho incontrato, ovviamente ho appreso poi dai media, dalla vicenda che loro sono scesi giù, però non l'ho incontrato.
io ricordo bene Valentino Fanti e un paio di colleghi, che non ricordo i nomi, ma insomma, però stiamo parlando non di livelli okay. apicali. Della e lei conosce anche il dottor Roberto Rossi? Roberto lavorava Rossi. Sempre all'MBS, Roberto Rossi. Che perché a Rossi ce ne sono parecchi. Il cognome purtroppo effettivamente. No, adesso l'attuale direttore generale della Fondazione Montepaschi. No, no, era sempre un ruolo più, diciamo, nella comunicazione, forse interna. No, non lo conosco allora, non lo conosco. Ok. E Valentino Fanti era da solo o stava con qualcun altro? Era da solo, era da solo. Tra l'altro, insomma, era abbastanza scosso, in lacrime. Lo ricordo bene perché era molto scosso in lacrime e parlammo un po' così. Non... vi ricordate più o meno che cosa diceste? Oppure se avevate fatto qualche ipotesi, cosa poteva essere successo? Non vorrei dire cose che non lo ricordo sinceramente, però ricordo che insomma eravamo un po' in una situazione di trance, di incredulità rispetto a questo. Chiaramente io chiedevo se lui sapeva o sapesse, non sapeva nulla, mi ha detto guarda, mi hanno chiamato, anche a me non so chi, a lui non so chi l'ha chiamato, sì. Però nient'altro di particolare. Poi ripeto, io quando sono arrivato, dopo pochi secondi è arrivata la tumbulanza, sì. E a quel punto sono andato via perché insomma ero abbastanza scosso. È arrivata la ambulanza, ma diciamo quelli del 118 già erano nel vicolo, cioè arriva solo l'ambulanza quando vedete. Sì, quelli del 118 erano già nel vicolo. Sì, così. Sì, e sì. Questo ci torna tutto. E volevo capire, lei si ricorda se entrava o usciva molta gente dal vicolo, però il vicolo non Via dei Rossi, no, che molti. No, io. Il vicolo quando sono arrivato io mi sembra fosse quasi. Non so, cioè, mi sembra che l'accesso era inibito nel vicolo. Era inibito a Via dei Rossi prima. Via dei Rossi no, Via dei Rossi era tutta libera. Sì. C'era quindi una fascia. Poi dopodiché hanno messo arrivata l'ambulanza, hanno chiuso. Ho capito. E hanno cercato anche di mandar via le persone che poi si formavano anche spontaneamente, perché certo. Penso ci siano anche persone di passaggio lì insomma, zona. Quanto tempo è rimasto quella sera? Credo non più di 20 minuti, quarto d'ora, 20 minuti. Ok. E ora arriviamo un attimino anche al suo compito, diciamo, alla sua professionalità che aveva, forse il ruolo da responsabile si può dire, diciamo, visto che comunicava tra i PM e coloro che poi hanno ricevuto delle indicazioni di lavoro sulla parte informatica. Lei era, diciamo, il punto di mezzo come audit tra coloro che lavoravano sull'informatica e le comunicazioni alla Polizia Postale, Guardia di Finanza, PM? Sì, sì, questo come ho detto prima, diciamo, è... Diciamo così, non è che esiste un ruolo dell'audit in queste circostanze, sì. Proattivamente sono andato lì conoscendo bene la banca e conoscendo, avendo esperienza, diciamo, soprattutto conoscendo le persone della banca e i meccanismi di funzionamento, ho dato quasi la mia disponibilità personale più che il ruolo. Quindi lei non è stato chiamato, è andato lei quella mattina? No, mi sono presentato io direttamente. Quindi è andato lei, ha diciamo offerto la sua, sì, diciamo. Sì, ho detto qualsiasi cosa alla banca. E con chi è andato quel giorno? Si è portato qualcuno con lei o è andato? Lì andai la mattina presto, la mattina quando arrivai andai da solo, lo ricordo bene. Andai da solo, poi chiaramente chiamai, come ho cercato un po' di dire prima, insomma... le persone che ritenevo potessero svolgere un'attività, comunque il mio ruolo era veramente, okay. Perché il mio ruolo era più che trade union, cioè alla fine io non avevo né competenze né... Ecco, perché lei ha detto che si è laureato in economia, eccetera, che competenze informatiche? No, cioè quindi quello che le dicevano, diciamo, la parte informatica le passava, cioè lei non controllava quello che le veniva detto, lei prendeva per buono quello che le è stato detto, diciamo, da questo punto di vista, dalla parte informatica. In realtà io ho più gestito la comunicazione dall'autorità verso i nostri, cioè loro chiedevano dammi tutti chi ha ceduto alla cassetta postale. Beh, da XX, chi ha ceduto alla cassetta di mail, per esempio, oppure com'è sta domanda, non l'ho capita, che l'hanno chiesto? No, sto dicendo la magistratura, sì. O gli inquirenti che erano lì, cioè, mi servono delle persone che mi sappiano ricostruire gli accessi alla rete. Ok. Mi serve, lei a quel punto, attraverso il dottor Montalbano e Bernardini, riferivo le domande, loro attivavano evidentemente, immagino, delle persone che operativamente facevano queste cose. Dopodiché hanno consegnato. E questo era un senso. E in questo senso qua. Però c'è stato pure il senso che lei comunicava alla Polizia Postale, poi il risultato. No, quella mattina... Come no? Abbiamo un'email che il dottor Bernardini manda a lei e poi lei manda alla Polizia Postale, è possibile? Sul file di log, ad esempio.
Una mail che Bernardini mandò a me. E lei poi manda la polizia postale, non funziona così? Questa mail non me la ricordo, però se ci sta non la escludo, però probabilmente Bernardini... Con la scritta ecco qua, tipo, questo è il file, no? Se la ricorda. Se ce l'ha, io sì, se, no. Volentieri non me la ricordo, sinceramente. Magari se gli archivisti me la trovano un attimino. Scusate, la mail che comunica... Che magari mi informava che aveva consegnato queste cose. No, ora la troviamo un attimino, gliela diamo, così la facciamo vedere, ci dovrebbe essere. E vado avanti un attimo con le domande e poi vediamo questa, va bene? Sì, sì. Anche perché per farla già stampare, ecco, c'ho il computer, non è collegata. Allora dicevo, quindi le davano delle informazioni e le passava... Però non aveva, diciamo, questa supervisione, diciamo, informatica da questo punto di vista. Quindi lei credeva. Sono due. Ecco, allora, no, però non passano alle Ande, passano a Montalbano, mi sa, no? Chi la passa alla polizia postale? Ecco qua, Montalbano, mi perdoni, no Bernardini. Passò l'email alle Ande Fabrizio. E che, se non so che diceva... Io la faccio vedere, va bene? La facciamo vedere. Sì. Sì, sì, ma è assolutamente, se poi c'è, è probabile che mi tenessero informato, diciamo, almeno, però finita quella mattinata. Per quanto riguarda i file di accesso al computer, lei ha parlato del file del blocco, diciamo, dell'utenza, no? Sì, probabilmente questa mi è stata girata per informarmi che, diciamo, erano state fatte le verifiche su... Questa però non ricordo, logon, unlock... Unlock e lock dell'accesso a computer, se lo ricorda? Allora, qua secondo me era riferita al fatto che c'era... io poi non stavo dentro, insomma, se ho capito, però adesso non vorrei neanche commettere cose di cui non sono esperto. C'era stata una verifica di vedere se a quell'ora di mattina, alla mattina del, qua stiamo parlando del 6 marzo, quindi dalle 8 di sera fino alla mattina del 7 e mezzogiorno, glielo dico io. Se ecco, questa quindi... matricola, però questo non me lo ricordo, che significa questa cosa? Io penso che Montalbano, cioè anzi sono sicuro, Montalbano me l'ha girata a me per dire guarda, non abbiamo fatto l'attività, questo è il risultato. Ma con la polizia postale comunicava solo lei o comunicavano anche Bernardini e Montalbano? Noi, lei sa che l'abbiamo ascoltato in questa sede, no? Sì, 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 sì. No. Quindi ci chiarisce un attimo questa cosa. Io vorrei capire se anche loro comunicavano direttamente o passavano sempre dall'audit, oppure no? Cioè, Montalbano e Bernardini tramite me ricevevano le istruzioni su che cosa avevano richiesto le cose. Dopo hanno fatto tutte le attività. Credo che tutta l'attività furono archiviate in un hard disk o da qualche parte, che poi fu consegnato all'autorità giudiziaria. Ma mediante lei o direttamente? Prego, no, io non l'ho consegnato direttamente. Adesso se fu Montalbano, Bernardino, fu magari responsabile dell'audit del consorzio dell'epoca a consegnarlo, questa parte formale non la so. Però lei c'è in queste mail, no? Che è stata mandata. Sì, giusto? Questa è una mail, diciamo, mi è stata girata sostanzialmente una mail dove Bernardino informa Montalbano, che per me, diciamo, è incomprensibile, significa però... Ma guardi, in verità forse nemmeno solo per lei, perché le hanno richiesto dei file, perché noi abbiamo, no, il rapporto che cosa le chiedono, sì. I file che avrebbero dovuto indicare gli accessi al sistema Windows tra le 8 di sera del 6, quindi le 20, e mezzogiorno del 7, è tutto scritto là. Ora, quelli non sono file, quello è un corpo di un'email dove avrebbero dovuto mettere forse un copia e incolla di un qualcosa che ancora non siamo riusciti a capire cosa sia, perché questi file, a parte che sono file se non uno solo, ma non vengono di certo allegati, viene fatto un copia e incolla e messo in un'email. Voi avete passato alle autorità giudiziarie non i files, ma un qualcosa che è facilmente modificabile.
anzi sicuramente, perché poi anche nelle opposizioni eccetera si vede che un file di log o i file di log non hanno, diciamo, quella formattazione e quelle indicazioni, ci sono anche altre indicazioni generalmente. La polizia di Genova, quando è stata qua, gliel'abbiamo fatto vedere, ha detto che non ha mai visto un file di log del genere. Cioè, lei supervisionava oppure credeva a quello che le veniva detto e quindi andava bene così? Cioè, nel senso... No, no, assolutamente, diciamo, A per competenze, B perché, diciamo, evidentemente una mattina concitata io mi limitavo semplicemente a riferire e poi cercavo di gestire il traffico. Sul tema di merito non sono mai... Però lei che era responsabile sa chi l'ha fatta almeno queste operazioni, perché qua ognuno ci dice è stato un altro, molti ci hanno detto che la responsabilità era sua, quindi abbiamo chiamato lei. Ora lei ci dice no, io in verità supervisionavo, l'ha fatto un altro. Ci può dire fisicamente chi l'ha fatta queste operazioni, visto che lei è il responsabile? No, chi ha fatto... Allora, per quanto mi riguarda, le persone con cui parlavo confermo che erano Montalbano e Bernardini. Ma questi file chi li ha presi? Montalbano e Bernardini, o hanno delegato ancora l'altro? Presumo che Montalbano no, perché Montalbano, diciamo, è il ruolo apicale, e queste sono estrazioni tecniche che saranno state fatte da un operatore. Non so se direttamente Bernardini o suoi collaboratori, però sono state fatte estrazioni dei sistemi informativi della banca, che sono sistemi tracciati, e sono state inviate all'autorità giudiziaria. Adesso poi questa mail io sinceramente non me la ricordavo, però e qua me l'hanno girata probabilmente per rendermi edotto che comunque avevano fatto l'attività che avevo richiesto, però operativamente l'ha fatto il consorzio, cioè i servizietti del consorzio per il gruppo. Quindi noi, cioè, Bernardini dovremmo chiedere chi fisicamente ha fatto questa cosa, perché Bernardini sicuramente, se se lo ricorda, sicuramente sa chi ha fatto questa cosa. Okay. Se lui stesso o suoi collaboratori. Ora però mi ha detto che c'erano delle fasi concitate. Mi racconta cosa è successo il 7 marzo quella mattina nella stanza, o quando si è messo lei a disposizione del PM, o lei ha parlato con il PM, si è messo a disposizione, o con chi? Sì, mi sembra che c'era il dottor Natalini, se non vado errato, in quella circostanza là, il quale poi mi ha chiesto che, come ho detto, gli occorrevano di avere tutta una serie di informazioni sui sistemi informativi. Può dire quale informazione? Perché molte volte dice giustamente una serie di informazioni per lei sono... No, però per dice, me io voglio sapere dice, quale informazione. Noi, diciamo, mi deve dare disponibilità di, appunto, degli accessi ai sistemi, dei log, delle mail e quant'altro. A quel punto io, che già mi ero attivato col dottor Montalbano, iniziò questo, diciamo, trade union tra noi. Però nella stanza io stavo lì fuori, ogni tanto la porta veniva aperta perché ricordo, come ho citato prima, bene, questo lo ricordo bene, che a un certo punto arrivarono dei colleghi della polizia postale e mi pare che uscirono con un computer, stavano con un portatile. Però stavano con un portatile? Mi sembra adesso il portatile, non so se erano loro, però insomma ci furono dei uscirono colleghi. O entrarono con un portatile? Prima entrarono. E c'avevano il portatile? Quando se ci avessero portato, quando ha detto ricordo bene, allora detto, ricordo bene che arrivarono, okay. E poi uscirono queste, mi ricordo che quando uscirono mi sembra che trattavano come portate. Poi dopodiché ho chiuso la mia attività, diciamo questa diciamo interfaccia, mettiamo così, ufficiale di collegamento, come dicevano, e niente, sono... c'è ancora qualcosa. Lei ha chiamato anche il dottor Pieri o il tecnico Pieri, non so come definirlo. Questo non lo ricordavo, probabile, perché Pieri è un collega che, diciamo, della parte IT, che segue un po' l'interno della banca, diciamo, assiste, diciamo così, i dipendenti, soprattutto, diciamo, i dipendenti delle figure un po' più apicali nella gestione dei sistemi informativi, quindi dei portatili piuttosto dei telefonini e quant'altro. Quindi probabilmente anche avrò intercettato anche il dottor Pieri. Però poi l'interlocuzione prevalente che ricordi io, diciamo, l'ho avuta più con il dottor Montalbano e il dottor Bernardini. Ok, però mi faccia capire una cosa. Cioè, lei non ne ha parlato, forse non si ricordava, vediamo se ci ricordiamo, però diciamo che è stato discusso ampiamente anche un po' in questa commissione ultimamente il blocco dell'utenza del dottor Rossi. Ne parla un po' di più, diciamo, un po' più nel particolare di cosa è successo, che visto che comunque lei era... parlava con il PM o con la polizia postale e poi riferiva, questo gli sarà stato riferito, voglio dire, non è che l'hanno fatto saltandola, voglio dire.
Mi racconta come è andata questa idea del blocco dell'utenza del dottor Davide Rossi, del computer fisso dell'ufficio? Ma guarda, diciamo, io quello che so e quello che quella mattina ricordo era che a un certo punto mi vennero fatte delle richieste da girare poi da veicolare su tutto il tema di chi ha bloccato, quando è stato bloccato, ecco, come è stato bloccato, piuttosto che chi ha ceduto alle mail, chi non ha ceduto alle mail e quant'altro. Io, parliamo del blocco, sì, mi sì, dica. Però in questi termini, cioè mi viene chiesto, mi servono tutte le informazioni tracciate sui sistemi relative a A, B, C, D, magari sono queste, probabile. No, chi l'aveva bloccato? Non lo so. Non ho capito, cioè l'hanno chiesto chi l'ha bloccato. No, io ho trasferito le informazioni, la richiesta ai colleghi dell'IT. Quindi ha fatto la richiesta, chi ha bloccato l'utenza? No, non ho fatto la richiesta, date il tracciato, diciamo, dei sistemi informativi di chi è bloccato, chi non e gli sono stati dati? Cioè, lei mi sta dicendo che esistono i documenti che dicono chi bloccò quella sera il computer del dottor Rossi? No, più che documenti immagino che ci siano nei sistemi informativi della banca, sì, sia ricostruibile. Bene, diciamo, bene. La validità di blocco, la validità di sblocco. È stato fatto? Tempo, cioè, per quanto ne so io, a seguito la richiesta dell'autorità giudiziaria, poi non mi ha più chiesto nulla, quindi... No, non ho capito, ha fatto la richiesta e l'ha passati ai tecnici. Ai tecnici, dopodiché io, però, diciamo, la mattina poi per me il ruolo, come ho detto, è finito, tutto l'ex post è stato consegnato alla magistratura, presumo attraverso il consorzio operativo, però... Noi mettiamo questa commissione che lei dice, cioè, era anche la domanda di sapere chi aveva bloccato quella... E lei poi l'ha saputo chi l'aveva bloccato? No. Non l'ha saputo. E mi faccia capire, cioè, almeno quando se lo ricorda, quando fu bloccato quel... No, sinceramente, adesso io posso dire che leggendo, ascoltando media, televisione, so di questo tema, però... Per interposta, per così non ricordo esattamente, non per scienza diretta, ma solo per delegato, diciamo, da avvocati, ecco. Ho capito, ma quella mattina quando i PM come mai si sono accorti che il computer era bloccato? Lei c'era là, no? Non c'ero nella stanza, stava lì, al terzo a un certo piano. Punto ogni tanto il poliziotto veniva, ma ci può mettere in contatto con quello, cioè è stato tutto un'operazione di questo tipo, però... Cioè il PM non l'ha richiamata per dire qua è stato bloccato un computer, si è arrabbiato, chi l'ha bloccato, eccetera, eccetera. PM è Anastasi, tipo. A me personalmente, direttamente, no. No. Se poi l'ha chiesto ai suoi, che a sua volta sono venuti da me. Quando è arrivato il tecnico Pieri, ecco, che cosa è successo col tecnico Pieri? Quando è arrivato il tecnico Pieri... esattamente cosa ha fatto non lo so, e l'ho messo a disposizione e avrà supportato anche lui nel dare le informazioni richieste, però no, io nel merito non so che cosa. Però capito, ma succede una cosa così importante che un'utenza è bloccata. Sì. Si deve sbloccare questa utenza, giusto? Cioè, lei che era responsabile si è messa a disposizione. No, per dare tutte le informazioni che potessero essere utili alla autorità giudiziaria. Se poi lei mi chiede. Cioè, come è andata a finire? Come è stata sbloccata? Che cosa hanno detto i PM? Avete fatto un'idea di che cosa comportava aver bloccato quell'utenza? Me l'avete fatta, diciamo, le conseguenze di quel blocco? Penso che l'abbia fatta l'autorità inquirente. Noi internamente non l'abbiamo fatta. Almeno io e la mia struttura non l'ha fatta. Però mi faccio capire. Allora, c'è una struttura che è quella tecnica, e la struttura tecnica in modo autonomo si permette di bloccare un'utenza di un computer che magari era già sotto sequestro e che i PM potevano utilizzare per capire cosa stesse facendo Davide Rossi quella sera prima di cadere nel vuoto. Cioè, nel senso, magari c'era un file Word aperto, magari stava vedendo la posta elettronica, magari c'è la webcam, io la vedo, no, nelle immagini, nei video che abbiamo, magari era accesa e riprendeva quello che succedeva in quella stanza. Bloccano un'utenza. Quali sono le conseguenze del blocco di questa utenza? A meno che lei era responsabile, lo sa? Diciamo, ripeto, stiamo parlando di un evento eccezionale, purtroppo. Io, diciamo, nel merito, se andasse bloccata, non andasse bloccata, perché era bloccata, quanto era bloccata, è tutta un'attività che ha svolto l'autorità giudiziaria. Noi, no, come l'autorità? Quindi l'autorità giudiziaria ha detto di bloccare... No, nel senso che le considerazioni sul blocco, chi l'ha sbloccata, con perché è stata sbloccata,
Io non ho Ok, ma qualcuno doveva dare un ordine. Cioè, lei è stato? No, io non lei sono non stato. È stato. Io non sono stato. Quindi se qualcuno ci dice in questa audizione che gli ordini potevano arrivare soltanto dall'audit e quindi dai responsabili dell'audit, non è vero, cioè... Io presumo che sia stato detto che quella mattina mi sono messo come interfaccia per gestire il traffico, evitare un sistema di comunicazione non efficiente, ho dato la mia disponibilità a fare da trade union, però che io abbia dato ordine di bloccare, aprire, chiudere, non ho dato nessun tipo. Addirittura qualcuno ci ha detto che l'ha saputo in questa sede che era stato bloccato, invece ne avevate parlato del blocco dell'utenza. Lei ne ha parlato con Bernardini, Montalbano, chi più? Bernardini e Montalbano, lui era... Pieri non lo ricordo, perché Pieri arrivò, adesso lo ricordo, però sì. Non ricordo se si parlò di quello. Io quando chiamai Bernardini e Montalbano gli chiesi che mi era stata fatta la richiesta, diciamo, se era stata bloccata l'utenza, non stava bloccata, di fare, diciamo, di tracciare questa cosa. Quindi lei ha chiesto comunque di tracciare chi l'aveva fatto? Sì. E dove stanno questi risultati di questa richiesta? Cioè lei comunque non è venuto a riconoscere. No, io perché tutto quello che poi la banca ha dato l'ha dato direttamente alla giudiziaria. Però lei questa richiesta l'ha fatta. È importante, questo è interessante. Questo ricordo che ci fu un momento... Ci ricorda che ci fu un momento in cui... Ci fu un momento in cui, ripeto, c'è stato un momento iniziale che me lo ricordo molto bene, che c'era il tema delle mail, no? Che l'accesso alle mail, log alle mail... Ci fu un momento invece di accesso ai sistemi, chi ha bloccato, chi non ha bloccato, chi poteva, a che ora, che non che ora. Tutto questo l'ho transitato. Da quello che ricordo, e poi che mi hanno detto anche i colleghi, anche successivamente, li ho sentiti, che poi tutte le tracciature sono state messe in un hard disk e sono state consegnate. Quindi poi nessuno poi si è venuto a lamentare che non fosse, da parte della magistratura piuttosto degli inquirenti, che non fosse stato adempiuto. No, che io sappia no, ecco, diciamo, più sì, diciamo che per quanto le consta. Cioè, per quanto mi costa, nessuno si è venuto a lamentare che non aveva che non aveva ricevuto quanto richiesto. Sì. E mi dica una cosa, ma... E di questo lei si è accontentato, e di questo per lei la pratica era chiusa così. È chiusa perché quando c'è un'indagine in corso, diciamo, sì. Perché io penso che un ruolo proattivo avrebbe creato anche più danni, che quindi in quelle circostanze, più che buonsenso, che regole e policy aziendali, ma siamo stati, diciamo, due passi indietro rispetto a questo. Mi dica una cosa, prego Presidente, stavo ancora continuando, grazie. Dicevo, ma... Però ne avete parlato quella mattina, immagino anche un po' i giorni dopo, perché c'è stato, diciamo, questo team ha riferito lei, no? Ne avrete un po' discusso, se no che team era? Cioè, nel senso, dei lavori che stavano portando? No, mi sono stato informato, non ricordo se via mail o no, ma non lo so, perché purtroppo poi le mail del 2013 non ce l'ho. Se sono stato informato che diciamo, era stata consegnata tutta le informazioni. Cosa le hanno detto? Abbiamo consegnato tutte le informazioni. Abbiamo consegnato le informazioni sui log, sulle mail. Ecco, sui log. Che cosa le hanno detto? Abbiamo consegnato e poi? Basta. Io, basta. Poi, come diceva il Presidente, non ho ricevuto feedback dall'autorità. Ma non le hanno detto, no, abbiamo consegnato il file dei log, vuol dire che ne so, è stato mosso solo il mouse. Questo non gliel'hanno detto. Cioè, io credo, che informazioni ha questo avuto? Credo, cioè, prima, anzi, ritengo, probabilmente... Nell'atto di consegna i colleghi avranno fatto un verbalino, diciamo, di quanto consegnato, presumo. Però rispetto a questa attività, come diceva il Presidente, poi noi non abbiamo più avuto feedback, diciamo, di va bene, va male, va quant'altro, quindi, diciamo, da questo punto di vista il mio ruolo si è concluso lì. Io poi non ho avuto più modo di occuparmi di questa vicenda. Però guardi, io quello che voglio capire, almeno questo forse lo ricorderà, sì. Fu bloccato il giorno del 7 o fu bloccato la notte del 6? Cioè la sera del 6? Questo non me lo ricordo, ma forse non l'ho mai saputo neanche, nel senso mi hanno detto che c'era stato un blocco, poi sblocco e quant'altro, però io ricordo che a un certo punto si parlò, questo lo ricordo bene, che c'era un tema dello screensaver, che quando si accende lo screensaver viene tracciato un log e sembra quasi che sia un blocco o uno sblocco, poi non essendo tecnico IT. Lo screensaver. Screensaver implica che stiamo nell'accesso utente, ok? Non che si spegne lo standby del monitor, giusto per capirci. È il monitor che si accende, si spenge quando uno passa, il monitor si... No, quello forse lo standby del monitor, ma standby, ecco, forse, no, perché... questo ecco, sì. Ecco, ricordo questo, però... Non da tecnico, diciamo, per me era complicato anche capire, quindi a maggior ragione, nel senso io
diciamo, che avendo chiamato i due responsabili principali dei sistemi IT della banca, non era un tipo, confidavo, diciamo, che comunque noi fossimo in grado delle informazioni, e poi non avendo ricevuto nessun feedback particolare su questo, quindi non, a quel punto, passata quella mattina. Sì, io voglio arrivare soltanto a questo punto. Prego. Che è importante, cioè un computer viene disabilitato, ok? Almeno non so se questo, almeno questa sua competenza o di responsabilità, questo l'ha previsto come pensiero, voglio dire. Come viene disabilitato? Io sto sull'utenza computer, che mi succede? Vengo messo fuori dall'utenza, non posso utilizzare più quell'utenza. Sì. Se viene disabilitato. Allora, arriva un magistrato in quella stanza, forse in maniera automatica, forse pure di professionalità, muove un mouse per vedere cosa stava facendo prima di cadere nel vuoto il dottor Rossi col computer. Quando viene disabilitato, questa operazione la può fare più il magistrato che entra in quella stanza? Cioè, le conseguenze di una disabilitazione di quel computer, lo poteva fare. Poi mi dice qual è il collegamento tra disabilitato e cambiare password. Ma qual è il collegamento? Non riesco a rispondere nel merito perché non sono tecnico per dirlo, però il fatto che, diciamo, sia stato disabilitato o cambiato, io lo apprendo da lei, non lo so, nel senso, so che c'era stata una richiesta, sì, di capire se era stato bloccato o non bloccato, tutte quante le tracciature dell'attività che io ho riportato, però che fosse bloccato, a che ora, se è stato effettivamente bloccato, non bloccato, poi sbloccato e quant'altro. E però capisce che noi dopo 9 anni di questa relazione, almeno questa procedura di chi ha bloccato, a che ora ha bloccato, perché l'ha bloccato, sono mai uscite, noi non ce l'abbiamo, lei mi dice che l'ha chiesta, cioè è importante sapere come andare, perché cioè, noi abbiamo una dichiarazione che non so come, vabbè, forse sì, lo sappiamo, è andata a finire un altro processo piuttosto di quello di cui stiamo parlando, ovviamente tutto libero, e questa commissione ha il documento. Ora voglio capire, bloccare quella, cioè disabilitare quell'utenza, voleva dire non permettere, perché l'ha parlato di sicurezza, non permettere a qualcuno di accedere all'utenza del Rossi? Bloccare un'utenza significa che l'utente non può più accedere ai sistemi informatici. Beh, della quindi banca, i PM entrati in quella stanza magari pure alle 10:10, non l'avrebbero potuto fare se fosse stato bloccato prima. O la mattina o la sera, nella seconda, diciamo, quando entra la polizia scientifica, avrebbero mosso il mouse e avrebbero visto tutto bloccato. La mattina del 7 la stessa cosa. Ma se un'altra persona, chi poteva entrare sul computer del Rossi per fare delle modifiche? Non so rispondere a questa domanda, nel senso, diciamo, quello che posso dire è che so che la banca ha dei sistemi informativi configurati in modo tale che solamente chi ha le abilitazioni per entrare può entrare, quindi c'è un nome utente e una password come tutti i sistemi. Giusto. Che ovviamente nessuno, quindi, a meno che non conoscesse la password di un utente, può entrare nel sistema. Il blocco utenza fa sì che invece quell'utenza proprio non acceda più ai sistemi. Quindi mettiamo che c'è stata una persona che poteva entrare in quell'utenza per cancellare un file, faccio un esempio, questo l'abbiamo bloccata in questo modo, giusto? Si vuol dire non abbiamo più permesso l'accesso ad un malintenzionato di poter entrare. E questa è la sicurezza a cui intendeva prima. Se un utente è bloccato, io da remoto, anche se non può più entrare nel sistema. Perfetto. Quindi una persona qualsiasi, pure nella banca, che aveva accesso a quella rete, che c'è, qualsiasi cosa, voglio dire, da questo punto di vista non avrebbe più potuto accedere. Quindi se uno voleva cancellare un file non l'avrebbe più potuto fare perché l'utenza risultava disabilitata in questo punto di vista. Ripeto, non sono un tecnico, però se voglio capire bene, nel senso, cancellare un file dove, diciamo, sul computer del dottor Rossi. Se è bloccata l'utenza, non può entrare. Quindi faccia capire, cioè noi abbiamo tolto la possibilità, ma magari scritto proprio nel senso, quando faranno il resoconto, che qualcuno poteva accedere, perché a livello informatico avremmo pure capito chi voleva accedere. Invece col blocco noi abbiamo permesso che questo non si verificasse. Cioè le conseguenze di questa disabilitazione sono state prese in considerazione oppure no? Dal sottoscritto no. No, non si riesce a capire chi ha fatto questa cosa, cioè nel senso qualcuno l'ha fatta ma non siamo, lei comunque non lo sa. Allora,
cioè come responsabile, voglio dire. Se è stato bloccato, dico cosa tautologica, qualcuno sicuramente l'ha fatto e qualcuno che l'ha fatto e qualcuno diciamo che ha i poteri di farlo. E i poteri di fare queste cose c'è solo chi ha le abilitazioni da amministratore, come si dice, quindi tipicamente persone che lavorano nei sistemi informativi e hanno certi privilegi. Okay. Cioè non è che una persona entra in banca e disattiva un comunque utenza. Lei esclude di aver dato una disposizione escludo di aver dato disposizioni di bloccare né di sbloccare forse di sbloccare sì indirettamente nel senso che se i magistrati hanno trovato bloccato hanno chiesto bloccare mi hanno dato indicazioni poi adesso non so se è l'interlocuzione diretta con col dottor Pieri che è venuto lì e quant'altro, però a me mi hanno chiesto le tracciature di chi ha fatto cosa all'interno dei sistemi. Bene, e questo è importante, grazie. E ora le chiedo, lei ha avuto contatti anche mediante interposta persona dei responsabili che ci ha detto prima con le strutture della banca che gestiscono i profili utenti? E chi sono queste strutture della banca che gestiscono i profili utenti? Allora, messa così, insomma, le strutture che gestiscono i profili utenti credo che siano strutture che sono all'interno sempre dei sistemi informativi etti della banca. Sì. Però non probabilmente se mi dice qualche nome magari lo conosco perché sono No, ma faceva riferimento comunque ai responsabili che hanno, chi ha chiamato lei, cioè Monta. Sì, Monta. E quindi facevano riferimento a Bernardini, Montalbano, Marcello Milano, questi erano le persone più apicali del consorzio. Tanto per mettere a verbale e così... ci aiuta a collocare il tutto. Certo. Qui c'è il verbale che è stato fatto dalla Procura della Repubblica in ordine alle perquisizioni e all'attività che è stata svolta. Allora, si dà atto che alle operazioni di perquisizione è presente il dottor Leandri Fabrizio, i suoi dati, eccetera, il quale nel corso dell'attività, su ordine di questa autorità giudiziaria, ha richiesto al dottor Montalbano e al dottor Bernardini del consorzio operativo il ripristino della password disabilitata, nonché il backup della casella di posta elettronica in uso al dottor Rossi David, nonché rilascio in formato digitale dei file di log dalle ore 20 di ieri sera, quindi del 6-3, alle ore 12 del 7. Questa era del 7 mattina. Sì, questo qui è del 7. Il dottor Leandri si riserva di consegnare la predetta documentazione a questa autorità giudiziaria non appena pervenuta a mezzo di posta elettronica. Poi la documentazione fu consegnata non attraverso me. Adesso ripeto, questo non lo ricordo se fu l'audit del consorzio direttamente Montalbano Bernardini, però rispetto alla consegna di tutta la documentazione... poi non abbiamo più ricevuto, io almeno personalmente non ho ricevuto più nessun feedback rispetto a questo. Magari poteva ricevere, come avevamo visto qui, una mail per conoscenza, nel senso che vi confesso che poi ho cercato nel 2013 ma non ho trovato mail nei miei archivi prima di venire qui in audizione, per rinfrescare anche un po' la memoria rispetto a tanti anni, però ci sarebbe solo quello questa mail che avevamo visto prima, ci sarebbe che questa non l'avevo vista, sì, ci sarebbe quella mail, ma che probabilmente è una mail che mi è stata girata per adesso quelle sigle che cosa significano non. In quel rapporto che leggevi il Presidente c'è anche scritto, quindi con la presenza da almeno quello che dice il rapporto, che il computer sarebbe stato bloccato in giornale odierna, mi ricordo. Se lo ricordo oppure no? No, sinceramente non me lo ricordo. Adesso leggendo la lettera del Presidente è una conferma che io diciamo fui presente quella mattina, come ho detto il motivo, è esattamente che poi diedi un po' delle indicazioni di fare alle persone dell'ET quello che mi chiedo di volta in volta mi chiesero diciamo le autorità, in particolare parlavo un poco col personale della polizia, adesso non mi ricordo se era carabiniero o poliziotto di polizia, mi sembra che era. E ricordo sinceramente quando arrivò la polizia postale e andò via, insomma, poi che andarono via. Questo fu la mia attività. Però rispetto a le domande che capisco, diciamo, ma forse, onorevole Migliorino, magari forse in collocare dal punto di vista temporale e anche procedimentale meglio quella mail al quale lei faceva prima riferimento può essere utile per chiarire l'andamento. Allora, il verbale di cui abbiamo parlato, di cui io le facevo cenno, è del 7 ore 10:30. Poi a seguire c'è altro verbale alle ore 14:30 in cui si chiuse.
in cui dice al fine si dà atto alla presenza eccetera dei pubblici ministeri che al fine di verificare gli accessi sospetti sul PC in uso al dottor Rossi del 6 marzo alle ore 21 come da report di cui da mail trasmessa da Montalbano Alfredo che si allega al presente verbale, quindi la mail che abbiamo visto prima viene allegata al verbale delle ore, ripeto, delle ore 14.30, in cui danno atto di aver proceduto in prosecuzione dell'attività di cui ha precedente verbale, quello delle 10.30, e prima della riapposizione dei sigilli, alla reinstallazione dell'hard disk relativo al personal computer fisso già in uso al dottor Davi Rossi, con nuovo accesso allo stesso mediante inserimento della password di cui al precedente verbale. Si dà atto che sono intervenuti Bernardini, lei non viene più citato, se non sbaglio, in questo successivo verbale. A questo punto il dottor Bernardini, in relazione ai predetti accessi all'esito delle verifiche tecniche, dichiara quanto segue. I quattro eventi di cui alla mail allegata, sempre la mail di cui abbiamo parlato prima, sono dovuti a meccanismi di riattivazione del sistema operativo a fronte di sollecitazioni meccaniche esterne, movimenti di mouse, ovvero di tastiera, effettuati in coincidenza dei predetti orari, tutti debitamente verificati e riscontrati, pertanto si può affermare che non è stato effettuato alcun accesso al PC in uso degli host nei predetti orari, né da postazione fissa né da remoto. Poi il dottor Bernardini consegna l'allegato DVD, eccetera. Si dà altresì atto che alle operazioni sono presenti altresì i seguenti soggetti, il dottor Montalbano, dottor Bernardini, poi De Ritis, Quadro Consorzio e Tentori Francesco. Ad operazioni concluse si dà atto che verrà dato ordine di procedere alla riapposizione dei sigilli esterni. Quindi diciamo che si chiarisce bene. Si chiarisce bene che questi file di log dicono che è stato il movimento del mouse, giusto? Sì, perfetto. Diciamo che adesso questo non lo ricordavo esattamente, Leandri, io dicevo lo screen save era più... Di questo, il dottor Leandri, di tutta questa fase successiva, mentre non è in quella delle 10.30, si è dato della sua presenza e del fatto di aver interloquito, in questa non viene dato atto della sua presenza, e la mail allegata viene trasmessa a lui solo per conoscenza. Okay. Quindi questo chiarisce, perfetto. Ora, dal punto di vista diciamo formale e anche sostanziale, ecco, il ruolo che ha avuto in quella giornata. E questo è importantissimo perché è stato preso anche come materia di archiviazione il fatto che vi fossero stati soltanto i movimenti del mouse. Come ora però noi abbiamo invece una dichiarazione fatta nel 2013 dal Pieri che invece ci dice un'altra cosa, però è libera, quindi a questo punto chiamai le strutture della banca che gestiscono i profili utenti per avere certezza del reale blocco dell'utente Rossi. Le stesse telefonicamente mi confermarono che l'utente era in stato di disabilitazione e quindi qualsiasi tentativo di accesso con la vecchia password sarebbe stato inutile. Ulteriori approfondimenti con i responsabili delle sicurezze informatiche della banca confermarono che l'utente risultava essere stato da loro disabilitato per ragioni di sicurezza la sera prima, subito dopo essere venuti a conoscenza del fatto. Quindi chi sono i responsabili delle sicurezze informatiche della banca? All'epoca dei fatti responsabile della sicurezza consorzio era il dottor Marcello Milano, se ricordo bene. Lo potrei commettere, diciamo, adesso l'errore di memoria. Comunque c'era di questo approfondimento del Pieri, io non ero a conoscenza, però perché adesso è un po' cambiata rispetto a prima, adesso c'è un responsabile della banca e uno del consorzio, però se non vado errato dovrebbe essere così, all'epoca era solo nel consorzio. Lei non ha avuto modo di collegare col dottor Bianchi per capire perché abbia disabilitato questa, se così è, nel senso, se col dottor Bianchi? Bianchi ha detto no, Milano, perdone, Milano. No. Bianchi come è uscito? No, Milano, ecco, no, non ha avuto. Inoltre dice: non sono certo che nei log del PC del Rossi sia possibile trovare l'evidenza dei tentativi di accesso falliti, in quanto solo alcuni eventi vengono registrati sui file specifici per ragioni di efficienza del PC stesso. Cioè, il tecnico che lavorava su quei computer, che era a conoscenza della password, ci dice che non è nemmeno detto che in questi file di log si potesse vedere l'accesso. Cioè, lei di questo ne era a conoscenza oppure no? Assolutamente no. Quindi viene data un'informazione in quel modo, però...
No, io ho dato le informazioni. Sempre dagli altri, ecco, io non sto dicendo solo. No, mi perdono. No, capisco il tema. Che quella è successiva, io ero stato messo per conoscenza. No, però, ecco, sì. Però magari, quello ecco. che mi sono assicurato di fare è di chiamare le persone che avevano per ruolo e responsabilità un livello adeguato rispetto alla situazione, e quello che è stato fornito era quello che risultava nei sistemi informativi della banca. Poi adesso diciamo questo del se in alcuni casi no, non è loggato, questo no. Non ne sono assolutamente. Cioè, diciamo che nel tecnico specifico lei non sa. Cioè, no, ha messo, no. Ecco. Io con il Pieri. No, perché molti ci dicevano: no, responsabile era lei, dovevamo riferirci a lei. Ora però lei ci dice la parte tecnica l'hanno fatta gli altri e noi torniamo un'altra volta. Cioè, qua non si riesce a capire chi quella notte diede l'ordine di bloccarla. Però, diciamo, ecco, vorrei chiarire il tema della responsabilità. Io diciamo la mia azione, poi come finita la mattina sono uscito di scena, è stata semplicemente per avere una figura, diciamo, che consentisse a chi faceva domande, questioni, di smistare alle persone giuste la cosa. Cioè, io non, mi sembra che è apparso evidente oggi, non sono un tecnico IT, sì, certo. e non immaginavo neanche la mattina, certo. No, non immaginavo neanche la mattina che ci fosse un problema sui sistemi. Cioè, io sono andato lì per dire che cosa bisogna fare, sicurezza, accessi, telecamere, non lo so, qualsiasi cosa. Al PM là è stato riferito che è stato bloccato la mattina stesso del 7. Sì. Noi invece abbiamo dichiarazioni che ci dicono che invece è stato bloccato subito dopo aver conosciuto. Questo lei non era a conoscenza, non era a conoscenza. Cioè, c'è qualcosa che è un po' particolare, no? Perché che operazioni sono state fatte in più? Lei l'ha chiesto, però noi di rapporti, quali operazioni sono state fatte? Qua viene detto soltanto però, se è stato mosso mouse o meno, come ha detto il Presidente. Adesso riprendo il verbale, mi sembra che poi lei c'è scritto che tutte le informazioni sono state consegnate all'autorità. Ma le informazioni sono state il PST, diciamo, il file della posta elettronica. Non sono stati dati nemmeno questi file di log, nemmeno si sa dove sono stati presi, quale file sono state prese queste informazioni. Cioè il nome del file qual è? Cioè, non viene allegato nessun file, lei riceve un'email, ma non c'è un... Lei non riceve un'email con gli allegati, riceve soltanto con una scritta che è un copia e incolla da qualche parte. Sì, però, le si dato che c'è anche un DVD. Che c'è, perdono, un DVD. Sì, un DVD. In quel verbale adesso... Lo allora cercheremo sto DVD che hanno dato... No, nel senso, se non sbaglio, quando ho letto, si dava atto che c'era anche un DVD, che veniva consegnato tutto in un DVD. Ecco. Ricontrolliamo un secondo, quello successivo. Quindi è stato consegnato un DVD, è stata poi fatta questa mail. E è stato detto se sono state fatte altre operazioni il giorno prima. L'ultima frase. Sul computer del dottor Rossi. Cioè, tanto per essere che non lasciamo cose sospese, certo. Che facciamo solo che confusione. Certo. E alimentiamo, caos. Il dottor Bernardini consegna in allegato DVD, documentazione informatica, in formato PST non modificabile, relative alla posta elettronica tutt'oggi in essere della casella postale, e quindi comprensivo dei messaggi cancellati, quindi oltre a questa mail c'è un DVD. E questo ce l'abbiamo, sono i PST che ci sono stati dati, quindi questo va bene. Ecco, perché mi avevo segnato alcune domande. Un po'. Perdono? Ah, prego, allora sì, prego. Corso, poi il migliorino si prepara le ulteriori domande. Allora, grazie dottor Leandri. Chiudiamo. Ne faccio una, diciamo, di rito per fissare una volta per tutte questa situazione. Fu aperta un'indagine interna, quindi circa per accertare, insomma, chi aveva bloccato l'utenza o no. A chi spettava aprire un'indagine interna su questo eventualmente? Allora, le indagini interne vengono, avevo come responsabile di loro, possono essere aperte in autonomia anche alcune indagini interne, ovvero su indicazione degli organi della banca, quindi consiglio di amministrazione o collegio sindacale, questa è un po' la policy, però soprattutto quando ci sono casi o eventi in cui ci sono indagini dell'autorità giudiziaria, può uno standard della funzione di audit non fare attività parallele su queste attività, su quello che sta succedendo all'autorità giudiziaria, per non creare
diciamo delle problematiche, eventualmente magari fare delle cose che possono più o meno intralciare l'attività dell'autorità. Quindi non fu aperta, non fu io in realtà, una volta mi sono accertato che era stato dato tutto col DVD e le mail dai colleghi, siamo rimasti a disposizione dell'autorità giudiziaria, ma non ci è stato richiesto più nulla. L'autorità giudiziaria poteva chiedere ulteriore documentazione e sarebbe stata fornita. Come abbiamo fatto in tanti altri casi. Ok, invece comunque generalmente mi stava dicendo la procedura è che anche senza un impulso da parte degli organi, diciamo, della banca, comunque voi avete un'autonomia per aprire, sì, come audit l'indagine interna. Come standard, quando ci sono delle indagini in corso non viene fatto. Un'altra domanda, diciamo, analoga però su un'altra posizione. Se fu aperta un'indagine interna per accertare la condotta del portiere Ricucci, se non sbaglio il nome è questo, il quale per circa un'ora, insomma, dichiarò di non avere mai guardato il monitor dove venivano in qualche modo proiettate le immagini di Vicolo di Montepio. No. Non fu mai aperta un'indagine interna su questo tipo di condotta, comunque. Non furono aperte indagini interne su, diciamo, appunto, ripeto, perché comunque il principio era che c'erano delle indagini in corso, che c'era la magistratura, c'erano degli interrogatori, c'erano delle richieste di informazioni personali, per cui in quel momento non furono aperte indagini parallele interne. Anche se, dico, non era sovrapponibile comunque come diciamo indagine questa, di questa posizione rispetto alle indagini, insomma, che si svolgevano, non era sovrapponibile. Sì, non so che valore aggiunto avesse potuto portare, però adesso non, sì. Però, diciamo, su questi eventi non furono aperte, escludo che furono aperte indagini. Va bene. O ci fu richiesta da parte degli organi della banca di fare delle indagini. Va bene, grazie. Iorino prosegue. Sì, grazie, allora. Presidente, ovviamente ho quasi finito, perché grazie alla sua disponibilità, ovviamente, della chiarezza, perché noi cerchiamo di vincolarci. Sull'uso della mia memoria, perché voi state dicendo. Certo, sono passati tanto tempo, però un professionista la ringrazio. Ora, la domanda infatti della collega D'Urso è stata per quanto riguarda il portiere, no? Noi abbiamo che il corpo purtroppo di Davide Rossi cade alle 19.43 e lui rimane nel vicolo prima che venga scoperto, forse alle 20.33, 20.35, e c'erano dei video che riprendevano. Cioè, non hai fatto nessuna considerazione del perché nessuno avesse guardato quei video? C'erano lei lo sapeva, no? Che c'erano le videocamere attaccate ai monitor della portineria. In linea di principio sì, che cosa, però non sapevo che cosa stesse facendo la magistratura rispetto a queste cose. E quindi non avete fatto nessun approfondimento? Magari diamo, lei spieghi cosa è l'audit interno, cioè che cosa, quali sono le funzioni, quali sono le policy, quali sono i presidi, perché... Sì, faccio una digressione correttamente, giusto per inquadrare un po' il mio ruolo nella banca. No? Ma anche il ruolo dell'audit? Nel mio ruolo in quel tempo, che come responsabile dell'audit. L'audit è una funzione che fondamentalmente cerca di assicurare agli organi delle banche, di consiglio di amministrazione, quello generale, i soci, diciamo, gli stakeholder, così, che i meccanismi di funzionamento, diciamo, si assicurano la correttezza. Come lo fa? Ogni anno fa una pianificazione delle attività sulla base dei rischi che vengono individuati, potenziali, viene fatto un piano di audit, questo piano di audit viene apportato in consiglio di amministrazione, vengono presi input anche dal consiglio piuttosto che dal collegio sindacale, e sulla base del piano di audit si svolgono le attività. Che cosa consistono queste attività? Di andare a verificare se le regole, le procedure, le policy, le practice della banca sono adeguate, efficienti, o ci sono degli ambiti in cui non ci sono dei presidi di controllo. Detto questo, rispetto alle attività invece di carattere straordinario, chiamiamole, diciamo, tipicamente che nelle banche sono i dipendenti infedeli, no? Quindi le frodi piuttosto e quant'altro, vengono attivati, diciamo, dei cosiddetti audit più speciali, che hanno degli standard molto particolari, che però attengono a comportamenti interni all'azienda volti a fare delle frodi sottocare. Questa è un po' l'attività di audit. Su questo evento specifico, come
che per fortuna diciamo, è un unicum all'interno della nostra azienda. Io come responsabile di audit, ma anche confrontandomi un po' insomma con gli organi, col presidente e quant'altro, essendoci un'attività dell'autorità giudiziaria, non avendo poteri di autorità giudiziaria, quindi non potevo fare perquisizioni piuttosto che accessi, mail e quant'altro, quindi essendoci un'attività in corso non abbiamo fatto nessuno, quindi confermo quello che un po' avevo detto. Quindi questo è un po' il framework della nostra attività. Visto questa attività, perché le è venuto in mente quella mattina di mettersi a disposizione dal punto di vista informatico con i PM? No, io mi sono quella mattina, come ho detto, ma quasi in qualità di nome e cognome piuttosto che di responsabile dell'audit, mi sono sentito in dovere, anche perché conoscevo la banca, di essere un po' l'interfaccia dell'autorità giudiziaria a fronte di eventuali richieste di primo momento, chiamiamole così, di urgenza, che coinvolgessero più persone per evitare inefficienze operative, perché immagino che sicuramente l'autorità giudiziaria venendo dalla banca non sapeva chi è che poteva rispondere sui log piuttosto che su Okay. Quindi io vado lei lì. L'ha discusso con Profumo Viola prima oppure l'ha fatto o l'hanno discusso dopo? Ho informato ovviamente l'amministratore delegato e il presidente, che erano assolutamente d'accordo, la banca quindi l'ha discusso un attimo prima con loro e poi ha dato questa disponibilità, sì, diciamo. Adesso diciamo prima, durante, ma insomma è stata mi sono assunto anche la responsabilità come mio uso, diciamo, di mettermi a disposizione, tant'è vero che appena arrivato lì è emerso questo tema dei sistemi, delle mail, io non avevo la più pallida idea di cosa potesse emergere, quindi in realtà ho fatto un po' da facilitatore della comunicazione interna, questo era un po' il mio ruolo in quella. Una volta che poi non ho avuto più richieste specifiche dell'autorità giudiziaria, diciamo, ho chiuso questo tipo di non avete avuto timore che per la disabilitazione di questi mail potesse essere perseguiti su quello? Cioè, ne avete discusso con il PM, con qualcuno su questo oppure no? Io non, cioè, era una cosa normale, si poteva verificarsi. Cioè, quando l'avete detto al PM, che cosa è successo? Non ho discusso, io non ho, di queste cose con il PM non ho mai parlato. E per quanto riguarda, visto che ha dato questa disponibilità, poi faccio l'ultima domanda. Prima c'è questa e poi l'ultima. Avete anche parlato della questione delle riprese della videocamera, cioè visto che voi avevate diciamo un po' un team informatico di quello che è successo, voi avete ricevuto una pennina USB da 4 GB con i video della caduta del dottor Rossi? Voi team e io, voi cioè il team informatico, diciamo, che lei coordinava o che lei era diciamo da media, questo l'ha saputo? Parla per se stesso, io no. L'ha saputo dal team, sì. Se avevano ricevuto questa penna con il video della caduta del dottor Rossi? Questo faccio fatica a ricordarmelo, ho varie reminiscenze che diciamo c'era questa consegna dei video, ma non sì, diciamo che l'ho saputo. Ha saputo. Dopo andiamo in segretato perché ho una domanda su questo. L'ultima domanda sulla Libera è: voi avete avuto un incontro del team di primo livello il 7 marzo? Sì. Perfetto. Cioè, sì. Questo diciamo team su cui io facilitavo le richieste di informazioni, sì. No, con Profumo, con Viola, ce l'ha detto prima, no? No, con Profumo e Viola fu più che un incontro, ricordo bene perché fu un momento anche molto toccante in quanto il presidente convocò un po' tutta la prima linea come un momento, diciamo così, di raccoglimento rispetto a questa vicenda, però non fu è un momento diciamo di una riflessione, un ricordo su ecco noi abbiamo prontezza perché ci è stato riferito anche da altri, si ricorda chi c'era oltre a Profumo Viola, voglio dire? Adesso la prima linea della banca, quindi all'epoca dei fatti credo Mingrone, Massacesi, Marino. Io sono arrivato proprio per il ruolo che stavo svolgendo nell'altra stanza e in alcuni momenti c'era Dalla Riva, mi sembra. Però, insomma, io credo che al momento di ma avete parlato anche del perché aveva fatto quel gesto, cosa no. Cioè, ci fu un cordoglio, ci furono delle ipotesi, si disse, qualcuno disse, non so, era l'ultimo
periodo che era così, cioè ci furono dei commenti un po' su quello che era successo, cioè se si può ricordare, per questa commissione è molto importante. Guarda, ricordo una cosa che non credo che si possa essere segretata, perché insomma ne fa una cosa, la ricordo bene, che diciamo, prese la parola al presidente Profumo, che iniziò un po', dice io, che era rimasto incredulo di questa cosa, e scoppiò in un pianto, diciamo, che ci commosse un po' tutti quanti. Io poi, ripeto, non stetti tanto in quel consesso, perché diciamo avevo questo ruolo di trade union, quindi ogni tanto uscivo, però questo lo ricordo bene. Non ricordo sinceramente che si parlò di come stava Davide Rossi, piuttosto chi l'aveva visto, questo non mi sembra, almeno nei momenti in cui io sono stato lì. Non si commentava tipo le notizie di giornale, no? 8 prima, il suicidio, perché uscì subito la notizia, no? Sì. Si commentò che adesso sicuramente ci sarebbe stato un assedio mediatico su questo, quindi di essere tutti quanti collaborativi con l'autorità, ma insomma... Decise di prendere una linea anche dal punto di vista della comunicazione, lei lo sa? Più che una linea, no. Un po' diciamo la consapevolezza che ci avremmo passato dei momenti complessi, per una vicenda complessa che ci aveva toccato. Insomma, questo. Ok, ho due domande in segreto e va bene così. Grazie Presidente, grazie. Chiudiamo la parte pubblica, passiamo in segreto.
ringraziamo il dottor Leande per il suo contributo che ha voluto darci oggi e dichiariamo chiusa l'audizione e quindi ringraziamo i componenti della presenza.